aspetta un attimo, possiamo fare così. A sto giro allora possiamo dire sigla, abbiamo una sigla. Sigla? Che simpatico. Ok, e benvenuti. Abbiamo provato a cambiare anche un po' le luci qua. Amici numerosi, benvenuti e bentornati nel... Qual è il nome di questo meraviglioso trio che sembrano quattro ma non è? Siamo ai confini del cinema. Guarda, un nome veramente scelto. Scelto, guarda, con oculatezza e originalità. Un complimenti a tutti, guarda. Va bene, ma passiamo alle cose toste. Se n'è andato, tra l'altro. Quindi siamo qui per la puntata, probabilmente la seconda puntata. Come parliamo? È un sequel, un seguito? Ed è già no, io direi che la seconda puntata è la puntata conclusiva della miniserie. Quindi ringraziamo... Che tu metta rec, io voglio camminare, far finta di farmi... No, non rompere le palle, ho già messo rec, va bene così. Ciao, benissimo, amici! Quindi, il primo film di questa seconda puntata l'ho scelto io. E bravo! Ecco. Il azzeccatissimo. Qual è stato il primo film che hai scelto? Si intitola The Square. Bravo! È un film europeo, è una produzione svedese, danese, tedesca, europeo ed è, vabbè, è girato, un film svedese perché è girato e ambientato in Svezia. Il regista è Ruben Östlund, che non insultiamo per cortesia, è una cosa di cinema, dai. Diciamo che il film che ha fatto prima di The Square, che un po' l'ha lanciato, è stato Forza Maggiore, che è un film ambientato in Scandinavia, in un paesello dove arriva una valanga. E come comincerei? Direi che la trama di questo film forse non è proprio l'elemento più importante di quest'opera, perché in teoria sarebbe molto semplice raccontarla, la trama, diciamo, la trama rispetto alle sottotrame. Comunque è emblematico l'inizio di questo film. Questo film comincia con la realizzazione di quest'opera, che si chiama appunto The Square, ed è un rettangolo bianco disegnato per terra. E in realtà più che disegnato è proprio scolpito sul selciato della strada di fronte a questo museo, che è il Museo Nazionale, sito nel Palazzo Reale, appunto svedese. E questa è l'opera che appunto... porta il titolo del film, è un rettangolo, chiamato spesse volte durante il film il santuario, è un cerchio di fiducia. Ti interrompo un attimo perché volevo farti solo, visto che l'ho trovata, citare, perché tu dicevi di questo quadrato, The Square, da cui prende il nome, e c'è una targhetta, esatto, che secondo me è emblematica, adesso ho trovato la frase, e dice questo: il quadrato è un santuario di fiducia e amore, al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. Perché okay. Qua è su questa frase che poi gira il film. È importante anche perché non arrivo ancora a dire... Ma mi piacerebbe... Ma guarda, il film ruota intorno a un'altra cosa, molto più subdola. Se io prendo un pezzo di merda e lo metto in questo museo, è arte? Beh, quello è vero. Se non sbaglio, l'ha già fatto Manzoni, eh? Quindi l'inizio di questo film inizia con la realizzazione di questo rettangolo. Dopodiché abbiamo una scena, una delle preferite di Narducci, forse la scena preferita del film, che è quella in cui viene rimossa una statua equestre da questa piazza importante di questa città. La mia scena preferita è un'altra. La supponiamo che sia un'importantissima statua, viene rimossa con una gru, con una certa sensibilità viene divelta da questo piedistallo e spostandola con grazia, facendola rimbalzare da una parte all'altra, gli si stacca la testa che rimane appigliata, appesa alla gru e il resto della statua equestre crolla per terra. Questo è proprio, diciamo,
l'inizio di questo film, è diciamo il prologo del film. Dopodiché entriamo nella vicenda di questo protagonista, che ha il nome di Christian, interpretato da questo attore che si chiama Claes Bang. Attore una malattia nordico. A cui l'aggio è sparata. Esatto, attore nordico, suppongo. E inizia questa scena in questa piazza, dove lui tranquillamente si reca a lavoro e finisce coinvolto in una specie di rissa di una coppia tra un uomo e una donna che sta correndo urlando, dicendo che c'è un uomo che la insegue, che la vuole uccidere. Quest'uomo la rincorre, in questa piazza ovviamente ci sono numerosi passanti, gente che passa, eccetera. Il nostro protagonista era tutto preso dal suo cellulare. Di solito i passanti. E gli si ferma, gli si para di fianco anche un altro passante che prende a cuore la vicenda di questa coppia e decide di coinvolgere il nostro protagonista nel fermare questa lite e quindi si trova in mezzo a questo alterco, ecco. E finisce poi per calmare la situazione, si allontanano tutti, il nostro protagonista riprende la sua passeggiata verso l'ufficio, verso il museo, si tasta le tasche e scopre di non avere più il cellulare né il portafogli. Quindi quelli lì sono stati dei maghi proprio del furto, hanno fatto insomma una piccola magia, una chicca. Questa. Erano a Napoli, non erano a Copenaghen. Esatto. Il turista della Danimarca. In realtà qui mi sono già alla sua riunione mattutina, intanto vediamo l'interno di questo museo, ha un'intervista, deve fare un'intervista con questa giornalista interpretata da Elizabeth Moss, che lo intervista, gli fa alcune domande, durante la mattinata cerca di risolvere il problema del telefono e del portafogli, chiede a dei colleghi, diciamo degli stagisti che lavorano per lui, più giovani, riescono a rintracciare attraverso il GPS il cellulare, prende uno di sti ragazzi, lo porta con sé in macchina e vanno nel luogo dove viene rilevata la presenza del telefono. Però perdonami se ti interrompo. Vai. Quella è una sottotrama, non è trama. Ci dobbiamo arrivare però, perché la trama... La trama è lui che ha fatto una stronzata ed è stato cacciato dalla sua posizione. Tutto il resto sono cose che non portano da nessuna cazzo di parte. Ma la trama di questo film è semplicemente lui che lavora come direttore di questo museo ha a che fare con un'agenzia di promozione o con dei pubblicitari, dei videomaker che devono promuovere. Lui ha il compito di far salire un po' questo museo anche. Di aumentare gli ingressi, di pubblicizzarlo e soprattutto di adattarlo ai tempi. Quindi si rivolge a questi giovani che fanno video, promozione video, eccetera, che decidono appunto di vendere il museo attraverso un video che loro spammano su internet, lo fanno virale, insomma un video virale di una bambina che entra in questo quadrato, questo famoso square, e esplode mentre chiede l'elemosina. È la mendicante che salta per aria. Però la mendicante bionda. Però questa, c'è da dire per una la cosa. Bambina mendicante che salta per aria. Però noi questo lo capiamo, lo vediamo dopo un'ora e mezza di film. Perché? Perché c'è stata tutta la prima parte del film che è concentrata su portafoglio e cellulare smarriti che lui deve recuperare. Un bel giorno glieli rispediscono in un 7-Eleven vicino al suo posto di lavoro. Ma perché glieli ridanno? E non si capisce perché glieli ridiano. In seguito a cosa? Beh, lui va appunto, come dicevo, nell'edificio in cui viene rintracciato attraverso GPS il suo telefono e lascia una lettera in ogni appartamento di questo palazzo. Che poi una lettera in sostanza in cui dice tu ladro mi hai rubato portafoglio cellulare, restituiscimeli, eccetera, eccetera. E viene accompagnato da questo ragazzo che lavora al museo nel suo team. E questo ragazzo rimane poi nella macchina di Christian ad aspettarlo, torna alla macchina Christian torna all'auto. Il giovane nel frattempo è stato abbordato da alcuni teppisti che erano lì con effetto sessuale, erano diciamo attirati da questa bellissima macchina, e il giovane andando via urta e fa un danno a questa autovettura e arriva, tornano al museo.
Nel frattempo poi si vedrà una scena in cui il direttore preoccupato va a cercare di insomma rimediare al danno e poi niente, la storia procede semplicemente con lui e il suo team che lavorano a questo video promozionale con questi giovani videomaker per promuovere. Scusa se ti interrompo, in realtà lui quando ha poi la riunione con i videomaker che sono di due giovani rampanti che neanche loro sanno bene che cosa stanno facendo, perché si vede benissimo nella scena dell'ascensore o quando parlottano che non hanno delle idee chiare, parlano un po' per frasi fatte. E sta il Croce anche a decidere chi dei due dovrà parlare. Sembrano un po' lì come Silent Bob e l'altro è caduto Narducci. No, ci sono, Narducci c'è. E, non sanno neanche loro che pesci pigliare. Lui in realtà quando ha avuto questa riunione era abbastanza assente perché lui era preoccupato per il suo portafoglio, per altre faccende, per cui non li caga minimamente mentre loro dicono, e dice sì sì va bene, ok fate così, e loro iniziano a lavorare a questo video. Tutta la descrizione di uno dei due che fa del video è esilarante, però. Sì, no, infatti, ma è completamente allucinante, è preso benissimo, sembra in bamba di brutto. E infatti gli altri che sono presenti alla riunione, gli altri collaboratori del museo, non dicono niente e li lasciano fare. E poi avranno, come dicevi tu all'inizio, quella geniale, chiamiamola così, idea, di far saltare poi in aria la bambina, che poi susciterà poi scalpore nell'opinione. Quando entrerà nel quadrato, non lo so, gli succederà qualcosa di terribile. Tipo cosa? E non ci abbiamo ancora pensato. Esatto, questa è più o meno la... Gli spiegano tutta la sequenza senza svelare il finale, che poi invece lui scopre più avanti nella storia, mentre è in un centro commerciale con le sue due figlie, che ad un certo punto del film spuntano. Non si vede la madre, non si vede la ex moglie, suppongo, di Christian. No. Lui è in un centro commerciale con le sue... riceve una telefonata da YouTube addirittura, tra l'altro. Dagli uffici di YouTube, i quali gli dicono se fosse interessato a una sponsorizzazione perché il suo video ha ottenuto tantissime visualizzazioni. A quel punto poi occorrerebbe anche citare una lettera che lui riceve. Comunque a quel punto lui si incuriosisce, guarda il video ed è effettivamente un video inserito con l'account del museo di una bambina mendicante bionda all'interno di questo square, di questo quadrato, che chiede l'elemosina, dopodiché esplode per aria, proprio una bomba dentro il quadrato. E questo video messo attraverso l'account del museo suscita moltissime polemiche da cui il nostro protagonista non riuscirà a districarsi né a giustificarsi, riceve un avviso da parte del suo capo di una donna che il suo capo probabilmente fa parte del consiglio di amministrazione del museo. Alla fine, durante una conferenza stampa, l'ultima scena del film, decide Christian di dare le dimissioni. Quindi, tra l'altro, la conferenza stampa più cattiva della storia, manco in politica sono così cattivi i giornalisti. Ma allora, io volevo concludere la trama, perché secondo me è più interessante questo film fare degli interventi, così come fa il film stesso, sulla trama, sull'intreccio centrale che appunto porta a essere licenziato come direttore del museo reale di questa città che ipotizziamo. Quindi facciamo degli interventi totalmente a caso che non portano a nessuna cazzo di parte, tanto per... Cosa succede? Troia! Cosa succede? Narducci ci sta offrendo
una delle scene emblematiche di questo film, durante praticamente il nostro protagonista serve al regista per addentrarsi dentro questo museo e svelarci alcune situazioni. Una è una conferenza stampa di quest'artista interpretato da Dominic West, intervistato da una signora che esegue, lavora, è una signora dello staff di Christian, intervista in una conferenza stampa pubblica quest'artista. Durante questa conferenza stampa un signore anziano comincia a buttare fuori parolacce all'impazzata. Ma non è neanche poi così anziano. Non si vede neanche chiaramente chi sia. Dal buio del pubblico, sì. La moglie dice ad alta voce: scusate, mio marito ha la sindrome di Tourette. Quindi questa persona vomita parolacce durante questa conferenza stampa. Il vecchietto anche. Ah, ma signori, scusa. Quest'uomo è chiaramente cerebroleso. No, allora, non capisco. Spieghiamo per chi non lo sa, per chi non ha visto South Park, nella puntata in cui Cartman ha la Tourette, o chi non lo sa, la Tourette è un disturbo neurologico in cui praticamente non si ha il controllo né della muscolatura né della parola, e non, diciamo che non si hanno filtri e si dicono involontariamente a volte ingiurie, bestemmie, però contro la volontà di chi soffre di questo disturbo. E questo, diciamo, questo personaggio che è all'interno del pubblico durante la conferenza, mentre l'intervistato e l'intervistatrice parlano, interrompe cacciando degli urli tipo tette, troia, vaffanculo. Ma più che altro la cosa divertente è che durante questa benedetta intervista tra l'artista di una supponenza folle, lei di una supponenza folle, tutto un pubblico che sta in silenzio ovviamente a seguire questa benedetta intervista nella quale si utilizzano dei termini dei quali noi non capiamo un cazzo, c'è questo tizio con la Tourette in fondo alla sala che dice quello che pensiamo tutti. Zitto, coglione! Sì, sì, sì. Escile! Allora. È un momento selvaggio in un ambiente veramente colmo di pregiudizi e di parvenze, sì, insomma. Ma quella scena lì, così come tante altre, così come praticamente tutte, ai fini della trama non servono un cazzo, sono state messe lì come l'arte moderna, ma non servono a niente, non è che coaudiovano la trama. Emblematico invece. Qua ti devo invece dire di no, perché in realtà sono tutte queste scene che fanno la trama e fanno il contenuto del film. Ma non fanno, non aggiungono. È vero, Nardo, siamo un po' addirittura quasi alla fine del postmoderno. Io quasi lo descriverei quasi un film post-dogma, visto lo stile anche con cui è girato. Non chiedo, aggiungono un cazzo. Chiedo a Bergonzi anche, però io non mi sento di dire una fesseria dicendo che... Insomma, è un po' post dogma questo film, perché allora sicuramente è un cinema nuovo e innovativo sotto certi aspetti, non dal punto di vista tecnico, perché è abbastanza semplice sia come movimenti di macchina, come montaggio, non ci offre nulla sotto quell'aspetto, ma dal punto di vista di contenuti va un po' a un po' come dice Narducci, va a Andrea a distruggere quello che può essere una trama, quello che può essere una narrazione lineare, con una serie di episodi che sembrano buttati a caso, ma tu poi alla fine raccogli quello che è l'intento, secondo me, del regista, dello sceneggiatore. Perché... prende per il culo, perché è come un museo d'arte fottuta moderna. Ce lo metti tu il significato, tu spettatore, dici, però potrebbe collegarsi. Ma infatti, allora, questo è uno dei temi fondamentali. Non a caso, secondo me, ha scelto anche il fatto dell'arte contemporanea. Che paracula. Ma se posso dire, allora, tutti quanti gli episodi hanno un minimo comune denominatore, che sono una sorta di allegoria e satira della società moderna, vista
attraverso i pregiudizi, vista attraverso le falsità, le cose non dette. Tant'è che ci sono moltissimi rimandi, e questa è una cosa molto interessante, il fatto che ogni elemento messo all'interno del film in realtà non è buttato a caso, perché ha sempre poi un'altra rilevanza in un'altra scena. Ad esempio, la tematica quella dei rom, degli zingari, che viene utilizzata spesso all'interno del film, ha diverse connotazioni. Per esempio, si inizia con... le prime due scene sono quella col protagonista, Christian, che si trova all'interno di questo fast food, in cui c'è questa rom che gli chiede un panino, che però lo vuole senza cipolle. Lui è soprappensiero perché è i cazzi suoi, glielo prende. Lui gli chiede un panino solo perché si sente in colpa, non perché gliene freghi qualcosa. No, ma in realtà sì, e prende, gli dà sto panino con le cipolle, fa senti le cipolle, toglitele tu. E questa quasi... Anche perché quella gran stronza glielo chiede con un tono veramente... Oh. Sì. Vuoi da mangiare? No, vuoi cazzo senza cipolla? Vaffanculo! Cioè, no, compratelo da solo il panino. Col però tono così. Guarda, che ad esempio questa scena qua va in antitesi con un'altra cosa. Quando i due scoppiati... Che cazzo è in antitesi? Va in contrapposizione. Ah. Va in contrapposizione con la scena in cui i due tizi scoppiati che devono fare questo video hanno raccolto dei dati per cercare di capire quali sono le tendenze del pubblico, quindi in realtà non fanno un lavoro artistico, se vogliamo, ma fanno un lavoro legato a quello che è le tendenze, a quello che la gente vuole. E che cosa vogliono? Vogliono bambini, vogliono emarginati, vogliono poi bambina bionda, gattini, queste cose come qua. Facebook in generale. Esatto, e nel video mettono questi elementi qua, cioè fanno semplicemente una cozzaglia di elementi che la gente vuole. Poi altri elementi su cui ragionare, il fatto che adesso poi qua lancio un assist ad Andrea sicuramente, la contrapposizione tra società borghese comunque piena di preconcetti, piena di uffa, non mi viene il termine, piena di pregiudizi nei confronti dell'altro, del diverso, però con una visione molto radical chic, quindi finti interessati nei confronti degli altri, mettono questa maschera, in contrapposizione con il tema più naturale, selvaggio, dove si vede... L'ultima citazione te la lascio, però poi Andrea, si vede una delle ragazze che poi si fa il protagonista, all'interno della stanza ha una scimmia che va un po' appunto a casa sua, a uno scimpanzé in casa. Questo perché è totalmente fuori da quello che è il concetto, perché loro sono due persone piene di problemi, persone molto intellettuali, quindi molto lontane da quello che è la natura, e vedi questo elemento buttato lì a caso che sembra che non c'entri nulla. In realtà il fatto che non c'entri nulla fa ragionare su questo concetto. Io ho visto una scimmia con un blocco da disegno. Esatto. E poi l'altra cosa è la scena, una delle scene più emblematiche, che è quella che appunto sta aspettando Andrea, quando la natura si rivolta contro la società. Perché c'è uno di questi artisti che ha fatto un'installazione, si vede all'inizio del film, in cui si viene proiettato questo video dove lui fa la scimmia. Si vede semplicemente lui che si deforma il viso a mo' di scimmia, e inizia a urlare, a fare versi scimmieschi. Viene poi presentato durante un gran galà con tutta meglio borghesia in un mega ristorante. La creme della creme del museo, dei finanziatori, eccetera, e offrono questa performance. Quella scena non porta da nessuna cazzo di parte. Ma credo, invece no! Ascolta! Invece no. Non ci... Vabbè.
Io volevo intervenire su Paolo, nel senso che ha offerto un ottimo spunto, soprattutto quando ha iniziato a dire che alcuni elementi che appaiono nel film vengono poi ripresi, tracciano dei fili. Questo perché? Perché la trama in sé ormai sembra non interessarci più, o meglio, non voglio usare il condizionale, entro nella mentalità del regista e del film. Della trama non ci interessa granché. Voglio offrirvi un'esperienza a tutto tondo, e questi riferimenti alla vita, a ciò che circonda il protagonista nella sua vita, ci offrono un sistema proprio, un cosmo sonoro e video sonoro del suo ambiente. Sembrate due radical chic che stanno commentando un mucchietto di cenere. C'è dell'ipocrisia, soprattutto nello sfruttare la mendicante come immagine del museo per attirare dei clienti e dei finanziatori, e allo stesso tempo vedi l'atteggiamento di queste persone nei confronti dei mendicanti e degli, diciamo, dei rifiuti, piuttosto che... Sì, questa maschera... margini della società che vengono rifiutate da questa borghesia altolocata. Per tutto il film, questo cazzo di film ti lancia delle idee, degli spunti che portano a binari morti. Ma in realtà sta lì però il suo messaggio. Il suo messaggio è una critica nei confronti di questa persona, diciamo di questo Christian e del suo ambiente. La stessa scimmia è un fortissimo contrasto nei confronti dell'uomo. Ma perché litiga con lei per tenersi il preservativo? Ah, anche quello, però è una Ma quello lo so io, quello l'ho scoperto io già quando lo vidi al tempo. Ma lui non vuole farsi, probabilmente, io pensavo, aspetta che ti dico la mia prima perché potrebbe far ridere, pensavo che lui avesse paura che lei tenesse il preservativo per fare un'inseminazione o qualcosa. Bravo, bravo. È per quello che lui ha paura. Lui ha paura perché allora diciamo chi è lei. Lei è la giornalista che lo intervista all'inizio, quindi comunque potrebbe essere a caccia di scandali, di scoop, di qualcosa. Lui la incontra una sera durante il suo vagare in questi ambienti mondani legati al suo museo. Lui c'ha voglia di chiavare, due esatto, loro rimbalzano. Va a casa sua, se la tromba in una scena che secondo me ha molto da dire riguardo all'uomo moderno attuale. C'è una tristezza quando sono nel letto, sotto le coperte, lui si mette il preservativo, lo strappa. Almeno lei si impegna un minimo. C'è tutto il rito che è di una noia mortale, e nell'altra stanza abbiamo uno scimpanzé. Preliminare a gogo, oserei dire, tra l'altro. Entra in questa casa e uno scimpanzé esce da una stanza e si dirige nel salotto. Lei arriva, chiude la porta del salotto come se niente fosse, senza neanche fare una battuta riguardo allo scimpanzé. Ah, scusa, uno scimpanzé in casa. Non lo dice neanche. Chiude la porta, vanno a letto e fanno sesso. Un sesso, insomma, fammelo dire. Un po' sterile, sì. Appunto, un po' di quest'uomo moderno, schiacciato tra gli impegni, l'agenda, il cellulare, l'elemento primario che viene rubato all'inizio, poi ritrovato, scatenando comunque una piccola catarsi nel nostro protagonista, che è contentissimo di aver ricevuto indietro, attraverso quella mendicante a cui ho offerto il panino, aver ricevuto il suo cellulare, il suo portafoglio con ancora i soldi dentro. Qui ti chiedi perché. È uno scherzo, probabilmente, come non lo so, come... Ma è uno scherzo, è un McGuffin, potrei dire quasi, che ci porta a vedere i limiti del nostro protagonista all'interno di questa società, in cui appunto il video su YouTube è l'arma numero uno da parte dei marketer, dei direttori marketing e dei videomaker di oggi, per il pubblico di oggi. È attratto molto di più da YouTube, dal materiale dei social e di internet, che dal materiale cinematografico o dal materiale filmico, insomma. E secondo me è quella anche un po', forse non l'ho espressa chiaramente, però una delle chiavi di lettura è anche quella: dove si sta spostando il pubblico artistico di oggi. E questo film ce lo porta su YouTube attraverso un video microscopico che ricorda tanto quelli che sono andati di moda negli anni del terrorismo, eccetera, dei militari decapitati, tutte quelle robe lì molto forti.
che ovviamente scatenano tantissima audience, tantissima frenesia sull'etere, e a quel punto blastata. Fanno un sacco di visualizzazioni, per parlarci chiaro, e loro sfruttano questo tipo di ondata. Soprattutto sono due giovani a metterli lì davanti quel video. Bon. Guarda, c'è una frase che io seguo un podcast, lo cito se poi magari Rick Dufer su che salutiamo e ringraziamo per tutto il supporto che ci dà, eh? No, lui faceva notare una cosa, che spesso adesso anche la politica si fa influenzare molto di più dall'opinione pubblica rispetto che quello che può essere un'analisi fredda, cioè fredda nel senso presa a freddo, un'analisi più meditata, presa con persone che magari hanno studiato a fondo la questione. No, scusa, vabbè, posso fare un'analisi in 10 minuti di questo film, anzi meno. Ci metto 2 minuti a fare l'analisi di quello che ho visto io in questo film. Una sparaculata durata 1:40, anzi no, 2 ore e mezza dura, troppo. Comunque, una sparaculata nella quale va a stimolare, a titillare, no? Un po' i coglioni di tutti i radical chic che guardano questo film, i quali si possono scannare per ore, giorni, scrivere libri interi sui molteplici significati di ogni singola scena, la quale ha molteplici significati, ed è lo spettatore che ce li mette guardandoli, proprio come la fottuta arte moderna, perché tutto il film è quello, una presa per il culo. Se io ti metto questa cosa di pillole, te lo metto in un quadrato su uno sfondo bianco, ci metto una bella dicitura in ottone, un critico ci scrive 6 pagine di recensione positiva, tu, radical chic, che sei in quel cazzo di posto, il quale non te ne frega un cazzo, perché non sei un cazzo di arte, non te ne frega una sega né dell'arte, né dei mendicanti, né di tutto il resto, perché sei pavido, codardo, stronzo, merda, fedifrago, c'hai pure 2 figli, non te ne frega un cazzo, diciamo, sei un uomo di me, cioè, sei una mucchina d'acqua che cammina. Inutile, tutto radical chic, tutto fighettino, tutto gna 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 gna, col pedalino de fori che te devo, vabbè. Gaggio, anche questo gaggio comunque. E tutto questo il film ti prende per il culo mettendoti scene con più significati, e tutti i significati sono corretti, dei vari tipi che lo guardano. È pretenzioso, non porta da nessuna cazzo di parte, la trama è banalissima. Allora... E tutto il resto è come un giro in un museo d'arte moderna. La trama è banalissima. Beh, perché cioè... è sempre l'antitesi tra natura, cioè condizione umana reale, e impalcature finte che la società mette. Cioè noi non siamo più in grado di gestire situazioni che non sono al di fuori di una zona comfort. Non siamo, noi piace, per dire... sì, la tigre, però deve essere puccettosa e bellina, deve stare lì. Sti cazzi, una belva di 4.000 kg. Non siamo più in grado di affrontare un pericolo naturale, che in questo caso può essere la scimmia. Non siamo più in grado di rapportarci con la natura. Poi il povero performer viene pestato. Viene pestato anche a sangue. Sì. No, vabbè, non siamo... Una tizia. Non siamo più selvaggi, cioè non riusciamo più a... Sì, a tirar fuori la nostra natura selvaggia e animalesca. Traccia un po' questa linea, questo film, dall'uomo selvaggio all'uomo attuale, che hai usato la parola giusta, viviamo in una zona di comfort perenne, per cui all'inizio perde il cellulare e il portafoglio, chiunque sarebbe spaesato, oggi con questi cellulari rischi veramente grosso, tra l'altro perdendoli, quindi nello spettatore automaticamente si apre una voragine quando il protagonista perde il cellulare e il portafoglio, lo inizia a seguire, dice che cosa succede, quindi anche se non gli fai eseguire chissà quali azioni, comunque lo porti, scateni l'attenzione dello spettatore, che secondo me poi raggiunge la sua climax, questa faccenda del telefono con l'arrivo del bambino poi nel suo palazzo.
il bambino che lui ha accusato di essere un ladro, sempre nel fast food dove succedono, si avvicendano le sue relazioni, nel fast food dove paga da mangiare alla mendicante, questo bambino lo accusa di avergli dato del ladro, riceve una lettera. Non nel fast food. Nel fast food va a prendere la lettera. Nel fast food va a prendere la lettera. Il primo confronto col bambino ce l'ha il collega nero. Sì. Che prova a dirgli, guarda che non c'entro un cazzo. Ma che cazzo sei? Dammi il numero del tuo capo, stronzo. Non ti posso dare il numero del mio capo. Ma dammelo! Mica porto il caos! Il bambino se lo trova a casa. E lo va a cercare a casa, sì, lo va a cercare a casa. La scena mi ha messo un'angoscia, mamma mia. E poi, a livello di immagini, la scena in cui rovista in tutti i rifiuti per cercare questa lettera che lui aveva buttato, rovista apre tutti il bambino, cassonetti, dopo che lui lo ha... Quell'inquadratura dall'alto del protagonista Christian in mezzo a questi rifiuti, una montagna di immondizia. Però scusatemi, tra le varie paraculaggini, il fatto che lui spinge il bambino e sembra che il bambino cada dalle scale, lui sta a casa e sente aiuto, aiuto, si affaccia, chi c'è? E poi torna dentro, e poi si riaffaccia, e poi torna dentro. E poi non si sa un cazzo di sto bambino di merda. No, non si vede più poi. Ma che presa per il culo è? È pretestuoso, dai, minchia. Dai, ti creo la cosa e poi... Beh, lui gli lascia poi un video sul cellulare, no? In cui gli chiede scusa, sì, eccetera. Sì, ho capito, ma è un po' come cazzo si chiama? Il Grande Lebowski. Ti prende per il culo sto film, non porta da nessuna parte. È vero comunque. Cioè, più che prenderti per il culo, vuole un po' mettere in luce la nostra vita attuale. Adesso, al di là delle quarantene, eccetera. Però la nostra vita frenetica, fatta di micro impegni e soprattutto di un uso massiccio di internet, di YouTube, la fruizione dell'arte moderna, come qualcosa di cui sappiamo già lo svolgimento, ma ci interessano i dettagli. A noi oggi ci interessano i dettagli. Che cosa c'è? Questo film offre degli spunti proprio per quello, perché le vicende, la trama, io non so, parliamo del successivo, ci arriviamo adesso, secondo me, perché è un film invece attuale e moderno, con una trama classica di causa-effetto, e insomma senza fronzoli, senza dettagli. Invece The Square è proprio il fare del superfluo il centro del film. Comunque dai, concludiamo su The Square, perché... appunto passiamo la palla al secondo film. Diciamo ognuno le ultime somme. Di che genere è The Square? In che genere lo classifichereste voi? Paraculo. Cioè, non ha un genere, comunque. È paraculo. Film d'autore e commedia. Film d'autore è un film d'arte, sì. Sto guardando se... Vabbè, volevo richiamare il tramonto dell'uomo medievale con la scena dell'uomo scimmia, appunto. E questo tramonto dell'uomo del passato con l'uomo moderno. Il quadrato, scusate se faccio sto gesto alla Uma Thurman in Pulp Fiction. La giusta quadratura. Il quadrato è lo schermo, è il film. Cioè, lo schermo, io l'ho preso così il messaggio di The Square. Il quadrato dell'opera è lo schermo cinematografico. È presente Aldo Giovanni e Giacomo, è lo sketch del quadro con soltanto la cornice. No, perché l'autore non vuole forzarti a mettere la sua visione dell'opera. Tu cosa ci vedi? Pensa al taglio nella tela di Fontana. Che cioè, questo per il culo, miliardi. Questo è un film, cazzata. È un film come quello. C'è un quadro bianco dove una cosa in teoria potrebbe succedere da punto A a punto B senza problemi. Ci fa tipo un taglio nella tela, ci inserisce appunto. Ma invece secondo me... Va a spiare tutto il contesto, a farlo emergere. Vabbè, dai. Baba, dopo l'ultima, poi concludiamo. Chiudo. The Square invece secondo me non è il legato alla cornice, al quadro, ma è legato al noi. Cioè noi all'interno del quadrato, quindi all'interno della società, all'interno di noi stessi, siamo protetti, siamo nella bambagia di tutto quello che c'è fuori. Fuori c'è
quello che non ci piace, quello che, di cui abbiamo paura. E quindi il fatto che ci sia detta quella frase all'inizio, che dentro siamo tutti uguali, siamo tutto bello, tutto felice, è questo. Cioè il fatto che noi tendiamo a costruirci questo quadrato al di fuori di noi, ma anche all'interno di noi, per rimanere in questa comfort zone. Perché quando entriamo in relazione con persone che non ci sono affini, come si vede appunto nel film, entriamo in profonda crisi. Cioè più una persona è tanto diversa da noi o ragiona in maniera diversa, più noi cerchiamo di rimanere all'interno del quadrato. Quindi è legato alla chiusura. Concludendo, concludo dicendo che per me 8, perché ha tanti spunti. Io anche mi aspetto molto da questo regista in futuro, e io anche gli volevo dare un 8, perché davvero, guarda, talmente mi lascia nel dubbio che io lo sceglierei proprio come immagine di questi anni. Almeno dei 2010, dovessi scegliere uno dei film più importanti tra il 2010 e il 2020, sicuramente metterei The Square, perché è un'immagine giusta del nostro tempo. Riporto la mia idea del quadrato dicendo che sì, è la fiducia della persona, ma anche del film. Cioè, intendo dire, in questo rettangolo vedi un film che è la tua zona di fiducia, tu cinefilo, e vedrai degli elementi che ti porteranno un po' fuori dai confini classici che finora ti sono stati proposti, a cui tu ti sei abituato. Ti voglio far uscire da questo terreno, offrendoti appunto tutti questi spunti, e quando basta, poi mi collegherei all'attrice, chiedo a Nardu la sua opinione. Andrea, il quadrato è un quadrato. E tu puoi scriverci 12 libri sul fatto che è un quadrato e tutti i significati che ha, ma ciò non fa cambiare che è un cazzo di quadrato. E poi aggiungo, il film tecnicamente è molto bello, mi ha fatto angosciare in parecchi punti, mi ha fatto divertire in altri. Mi ha comunque saputo intrattenere, nonostante la sua lunghezza non indifferente, ma il voto, ma un voto numerico, nel senso, il voto lo mette lo spettatore vedendolo. Io ci ho visto una paraculata, altri ci vedono il significato della vita, volendo. Però è così astratto, è così, come dire, non inquadrabile, che comunque io lo consiglio. Per me è una paraculata, ripeto. Poi è tecnicamente meraviglioso, gli attori sono tutti molto bravi. Sì. Ripeto, mi ha angosciato, mi ha fatto ridere, mi ha dato un'altalenanza di emozioni, e comunque lo consiglio, assolutamente consiglio di guardarlo, perché pure una persona media come il sottoscritto, molto lontana da quella che è la visione radical chic dell'arte moderna, eccetera, lo ha comunque trovato interessante, mi ha intrattenuto, quindi lo consiglio. Quindi il collegamento è sta benedettissima attrice della quale non mi ricordo il nome. Elizabeth Moss. Bellissimo. Che mi ricordo la faccia, perché l'ho vista già in Mad Men, che è stata una delle protagoniste di Mad Men. Da lì l'ho ricollegata. E comunque sto benedetto film che ho scelto, decisamente molto più lineare di The Square, è The Invisible Man, l'uomo invisibile. E diciamo che per parlare di questo film debbo necessariamente fare degli spoiler, perché comunque spoileriamolo. Spoileriamo. Il film si divide sostanzialmente in due parti. La prima parte del film è una parte che ho trovato molto bella. La prima metà l'ho trovata molto bella, molto intrigante, perché va a giocare su degli equilibri. Fondamentalmente la storia di questa donna, che è la Moss, chiaramente abusata, che scappa, si vede la prima scena di lei che sale in una macchina e se ne va, chiaramente che sta scappando da una relazione perversa, una relazione di violenza
sia psicologica sia anche fisica, perché no, ma più che altro psicologica, e finalmente lei se ne va. Viene ospitata da un suo amico, questo amico di colore con tanto di figlia, e inizia una sua lenta riabilitazione, perché capiamo che lei non riesce a uscire di casa, non riesce neanche ad arrivare alla cassetta della posta, soffre di agorafobia, possibile? Sì, ecco. È un'agorafobia, ma non è proprio corretto, perché in realtà tu non hai dimenticato di specificare una cosa, che il marito, il compagno, adesso non so se mi ricordo se erano sposati o meno, è un super mega magnate dell'industria, sì, ottica. No, nel senso, erano, cioè, è vero, sono sposati, ecco la cosa, però fatto sta che comunque il fatto che per il momento, ai fini della trama, il fatto che lui sia ricco o povero non cambia, no? Cioè lei aspetta un attimo, ci devo arrivare. Lei scappa da questa relazione, viene accolta da questo amico con la figlia, eccetera, inizia una sorta di riabilitazione nella casa per riuscire a tornare a quella che è una vita normale. Viene contattata poi successivamente da quello che è il fratello prima di essere contattata dal fratello, riceve la notizia che il suo compagno è morto. Si è suicidato. Si è suicidato. Di conseguenza lei non deve più avere paura che lui da un momento all'altro torni. Quindi, ma in realtà lei ha paura. Scusa se ti interrompo, no, perché dimentichi di dire una cosa fondamentale. Il fatto di dire che era un grossissimo magnate dell'ottica, perché lui aveva telecamere e aveva sotto controllo, infatti questo lei lo dice all'inizio del film, era completamente asservita sotto il controllo di questo marito, che le diceva come vestirsi, le diceva che cosa doveva fare, come doveva parlare, dove doveva stare, e c'erano telecamere in tutta la casa, per cui lei era perennemente perseguitata a livello cioè quasi come se fosse un oggetto, so, sì. Un demone che ti segue ovunque. E lei era impantata per quello che non riusciva a uscire, e a un certo punto spennella la webcam del portatile. Ecco, no, invece io non l'ho vista in quel modo, io l'ho vista nel senso che lei non poteva uscire perché aveva paura comunque che lui potesse tornare in qualche modo. Sì, ma per quello che la ricomparisse per riprendersela, no? E la cosa carina è che la prima metà del film tu pensi che lei sia pazza, perché il film è fatto tecnicamente molto bene, dove lei si sente sotto lo sguardo, no, di questo marito che ormai non c'è più, e vedi ogni tanto che lei fa delle azioni normali all'interno di quella che è la casa alla quale è ospite, e ogni tanto si ferma e inizia a fissare un punto. Inquadrano quel punto e non c'è niente, noi non vediamo nulla, non c'è tipo l'effetto Predator, no? Per così dire, di una visione ondulata, eccetera. E di conseguenza pensi che lei sia fuori. Non ti fa mai vedere il punto di vista del nemico, diciamo, del villain, sì, del cattivo. Ma lei si sente in qualche modo minacciata, sì, comunque da questa cosa, sì, qua. È però, bellissima quella parte. Però tu non lo vedi, cioè tu sei sempre col dubbio, no? Questa è matta oppure davvero c'è qualcosa? Comunque viene contattata dal fratello del suo marito suicida, il quale gli dice, guarda, lui ti ha lasciato tot milioni di dollari a patto che tu non finisca in guai giudiziari o altro. O comunque ci sono delle clausole per non lo so, comunque ha dato dei soldi, no? Adesso non mi ricordo tecnicamente il nome di questa cosa. Gli ha dato dei soldi, lei è ben felice, accetta, decide di pagare anche la scuola della figlia dell'amico per dimostrare la gratitudine. No. Andre, ti faccio le punte quando dimentichi delle cose, sì. Però gli dai i soldi a patto che con delle clausole. Cosa ho detto? L'ha detto. Ah, scusate, ero distratto. Cioè, mi fai le punte e non ascolti. Poi la cosa inizia a degenerare, in casa iniziano a succedere dei piccoli incidenti, finalmente il film ci fa vedere che qualcosa di strano sta realmente succedendo. Quindi la fiamma della padella che si alza quando lei se ne va,
e sì, inizia a bruciare il cibo, la cosa che cade al momento giusto, fino ad arrivare al punto che mentre lei sta parlando con la figlia del adesso non mi ricordo il nome dell'uomo che la ospita, del poliziotto di colore che la ospita, del poliziotto di colore che la ospita, mentre lei sta parlando, a un certo punto dal nulla la figlia viene colpita. E il cognato, lui, se non sbaglio, no? Non è il marito di sua moglie, di sua sorella, scusami, non è la famiglia di sua sorella quella? No. È un amico solo. Sì. Okay. Amico poliziotto, un poliziotto lui. Sì. E quindi vediamo proprio la figlia che viene colpita da qualcosa. Sì. E giustamente reagisce la figlia dicendo: "Dio, ma mi ha colpito tu, perché mi hai colpito?" Perché non c'è nessun altro, ovviamente. Beh, c'è la manda fuori, la manda ai pazzi quando lei dorme da loro con la ragazzina e lui è dentro la casa, hanno uno scambio, lei lo cerca e riesce a bloccarlo, riesce a beccarlo usando le coperte del letto, su cui vede in terra le impronte dei piedi dell'uomo. Sì, ma anche lì è sempre in dubbio, perché noi non sappiamo se quello che ha visto è vero o no. Quando anche poi lo schiaffo è il dubbio, te lo lascia un po'. Cavoli, sì, oggettivamente si vedono i piedi su quel lenzuolo. Oggettivamente, cioè, è chiaro anche lo schiaffo lascia il dubbio. È chiaro, sì, che lo deve vedere solo lei. E quindi il regista ci fa notare questa cosa quando c'è solo lei con l'uomo invisibile. E poi c'è la questione dei medicinali anche, che lei va a un colloquio... Il giorno dopo che avviene questa cosa, lei va a un colloquio di lavoro... E che è completamente in preda all'ansia per via di questi avvenimenti che sono successi, e collassa, se non sbaglio, perché per dei dosaggi sbagliati che lui gli... In realtà lei va nel panico perché quando lei è un architetto, quando va al colloquio, che sembra che stia andando abbastanza bene, apre la cartellina e non ci sono i progetti che vuole portare. Vero, perché gli sta facendo dei dispetti. Lei va nel panico, non sa che cosa fare, non sa... Si alza in piedi e crolla giù. La portano in ospedale, fanno le analisi e scoprono che ha dei livelli altissimi di un medicinale che credo che sia un ansiolitico. Una specie di benzodiazepina, qualcosa del genere. Calmante. Comunque ha dei livelli altissimi e che, se non sbaglio, è lui che è riuscito in qualche modo a metterglieli in corpo, nell'acqua o in altre... All'inizio del film si vede abbastanza bene lei scappando, perde un flaconcino di medicinali perché sono i medicinali che lei ha usato per addormentare il marito e poter scappare. È vero, nel bicchiere che guarda, esatto, quando parte con la macchina dell'amica, perché poi il marito sfonda il finestrino, vuole riprendere, questo sembra l'inizio del film. Nella colluttazione si vede questo boccettino che cade, rimane sulla strada sporco di sangue, e quando lei, poi vi lascio la parola, quando lei poi rientra a casa, che dice non è possibile, questi medicinali non l'ho mai presi, eccetera eccetera, se lo trova sul lavandino, sì, con una macchia di sangue, e sì, lei allora lì secondo me è uno dei punti in cui incomincia a dire ok, non si sta inventando un cazzo, forse, perché ha detto magari si droga, non lo sa, c'ha tipo schizofrenica, sdoppiamento della personalità. Niente, comunque... Hai giocato su quel dubbio anche esatto, da parte, sì, nostra. Per la, sì, prima, sì, metà, sì, del, sì, film, sì, ci lascia il dubbio che possa essere lei ad avere dei, sì, problemi. Comunque, ci, sì, riesce, per la prima metà del film dubitiamo follemente di lei, perché diciamo, ma... Nel senso, questa è fino fuori. Fino a che lui si svela. Fino a che c'è una scena, secondo me, anche molto bella, molto ben fatta, del fatto che lei chiama il cellulare di lui, del marito, possibile, sì, e lo sente, okay, dopo aver ricevuto un messaggio. Perché la prima volta che ci appare l'uomo invisibile, oltre ai piedi sul lenzuolo, è quando lei di notte sente dei rumori, scende al piano di sotto, sempre nella casa del poliziotto di colore, quindi con altre persone in casa, quindi dando l'idea che dici questa è pazza, se la beccano, ancora che gira per casa di notte preoccupatissima, è matta. Arriva fino a fuori, esce di casa sul porticato e sente fortissimamente una presenza, non la... Si vede un alito. Esatto, lei rientra in casa, lei appena si gira e rientra in casa, si vede il fiatino
si vede che c'è un po' di fa un po' fresco, eccetera, del respiro, la nebbiolina, la nuvoletta del respiro dell'uomo invisibile. Ed è morale, la prima volta che lo vedi ed è bellissima come, come apertura, secondo me. A parte l'effetto la scena speciale, sì, molto bella. L'effetto speciale è bellissimo, e si svela in una maniera sottilissima solo con questo fiato. E sono qui. Sì, ci sono. Morale, alla fine vediamo oggettivamente, senza ombra di dubbio, finalmente che esiste questo uomo invisibile, nella scena dove lei va in soffitta chiamando il cellulare di lui dopo aver ricevuto un messaggio con delle foto sue mentre dorme con la bambina di colore, eccetera, va di sopra, finalmente, adesso non mi ricordo perfettamente la dinamica, comunque gli lancia della vernice addosso. Ma allora, aspetta, ti spiego la dinamica, perché lei arriva su, scopre che c'è il telefono di lui, sì, e trova il coltello che era sparito dalla cucina, trova i suoi lavori da architetto, quelli che venivano spariti dalla cartellina, e allora lì avverte che c'è qualcuno forse che sta salendo in questa soffitta. E qua sì. Poi vai. Comunque l'escalation è che lei finalmente gli lancia una latta di vernice addosso e anche noi rimaniamo, ecco, la scena, ho detto, ma c'è davvero, sì. Quindi lui con questo, vediamo proprio la sagoma inverniciata, no? Di biacca, eccetera, che scappa poi, adesso non mi ricordo con precisione, e comunque finalmente, e da lì inizia la seconda parte del film, perché da quel punto in poi sappiamo oggettivamente che non è matta. No, più che altro la vediamo che nella collutazione viene presa scaraventata praticamente ovunque, sembra che stia lottando con l'incredibile Hulk. Sì. E anche questa poi va bene, parliamo dopo, ma ci sono un po' di cose che non mi sono chiare nel film. Anche a me dopo ci sono cose non chiare. Nel senso che a questo punto comincia la parte action del film, sì. No? Diventa il film di fantascienza action. Che comunque lei viene, se non sbaglio, viene poi, lo diciamo, vuoi andare avanti? Cosa la manda in galera? Diciamo che viene indotta a litigare con la sorella, perché la sorella sostiene di aver ricevuto da parte sua delle email molto cattive, dopo che ha avuto questi soldi dal marito suicida. Quindi finalmente va dalla sorella e dice, guarda che non so come capacitarmi, perché comunque mi ci siamo persi anche un punto dove lei inizia a rompere con la sorella proprio per queste mail. Finalmente lei, dopo questa colluttazione con quest'uomo invisibile che non conosciamo, non sappiamo ancora chi sia, finalmente dice alla sorella, guarda, ti prego, ti devo parlare a tutti i costi, vediamoci in un luogo pubblico. La sorella accetta, si vedono in un ristorante e iniziano lì a... Lei inizia a spiegargli un po' le cose come stanno. La sorella è poliziotta, se non sbaglio, o comunque fa parte delle forze dell'ordine. Non sono sicuro, ma no, credo di no. Non Vabbè. Credo, però a questo punto sembra salva, no? La protagonista, sì. Ti dà questa idea, dici finalmente parla con qualcuno che le crede. La sorella, nel momento in cui gli dice va bene, ti credo, lì vediamo una scena che secondo me è piaciuta un macello, questo coltello, no? Che si solleva, rimane fermo a mezz'aria. Anche la sorella guarda questo coltello e poi gli taglia la gola davanti a tutti. In un ristorante pieno di gente. Pieno di gente. Questo vuol dire che anche lì c'era l'uomo invisibile che l'ascoltava. Ovviamente accusano la nostra protagonista. Gli taglia la gola e questo coltello gli finisce in mano alla sorella. Sì. Glielo mette in mano, praticamente detto male. Comunque. No. Glielo mette proprio in mano l'uomo invisibile e lei rimane con questo coltello insanguinato, proprio l'arma è lì, torna, una donna si gira, vede la sorella che sta agonizzando con la gola squarciata, inizia a urlare e da lì è un attimo
sei tu colpevole. Poi questa poverina isterica in una situazione del genere dice: ah no, è stato l'uomo invisibile, non sono stato io, anch'io l'avrei ingabbiata da qualche parte. Finisce in una clinica psichiatrica, se non sbaglio, grazie all'intervento del fratello. Finisce in questa clinica psichiatrica, lei continua a ribadire che c'è questo cazzo di uomo invisibile che non è stata lei, più lo dice, più passa per pazza, perde i privilegi a quel punto, perché il fratello gli dice appunto: hai avuto grane giudiziarie, ovviamente era già stato tutto architettato questo da Adrian, l'uomo invisibile, dal suo ex marito, magnate dell'ottica, all'inizio nella sua villa, mentre lei scappa, lei passa in un laboratorio ipertecnologico in cui ovviamente, conoscendo il titolo, conoscendo la storia, diciamo: ah ecco, questo è il laboratorio dell'uomo invisibile. Ora siamo nell'ospedale psichiatrico, lei è incarcerata e a un certo punto vuole fargli un dispetto, perché si chiede: perché mi tieni in vita? Perché in qualche modo... lei riceve la notizia dall'infermiera. Si scopre anche un'altra cosa, si scopre una cosa fondamentale. Lui vuole un figlio da lei, quindi lei capisce di essere fondamentale. Cosa fa lei a quel punto nella cella, da sola nella sua cella dell'ospedale psichiatrico? Riesce a rubare una penna al fratello di Adrian, quello che gli fa firmare le carte, eccetera. Soprattutto scopriamo che il fratello di Adrian è colluso perché gli dice, dopo che lei ha scoperto tramite l'infermiera di essere incinta, dopo gli hanno fatto l'analisi del sangue, eccetera, di essere, diciamo, incinta, lei gli dice: guarda, io non lo voglio suo figlio, guarda, io sì, tra l'altro incinta da un mese, che la cosa è strana. quindi capiamo che lei è stata sedata in qualche modo, violentata, no? Probabilmente. Quindi lei dice: io non voglio assolutamente suo figlio, guarda, piuttosto mi ammazzo, eccetera. E lì arriva anche il fratello che dice: tu devi tenere il bambino. Mettiamo tutto a posto, ti tiriamo comunque fuori da qua a patto che tu tenga il bambino. E lì lei capisce che il bambino e l'essere incinta è forse l'unica arma che ha contro tutta questa situazione che si è creata contro di lei. Allora decide di tendere la trappola all'uomo, al marito, che ha questa tuta meravigliosa piena di ottiche che lo rende invisibile. Durante l'incontro col fratello fa per tagliarsi le vene, si pianta proprio la matita, la penna nel braccio. E quindi lei, convinta del fatto che lui è sempre comunque lì a sorvegliarla, si pianta questa penna nel braccio per uccidersi o comunque simulare un tentativo di suicidio, anche lui la blocca. Lui la blocca e iniziano sta colluttazione. Molto, molto da. Ah, una cosa che mi sono scordato di dire: mentre lei la prima volta, una delle prime notti che è entrata in questo ospedale psichiatrico, che era fuori di testa, continuava a parlare dell'uomo invisibile, la sedano, e mentre lei si sta addormentando sente la voce del marito che le dice una parola sola: sorpresa. Benissimo. E le fa sorpresa e lei cade nel sonno. Avanti veloce, siamo arrivati al punto della penna, inizia la colluttazione, arrivano gli infermieri della... Aspetta, ti fermo, perché è importantissima, cioè è importante sta cosa. Sì, no. Lui la ferma e lei con la penna a quel punto riesce, pianta la penna nel corpo di lui, intuendo dove potesse essere, e colpisce questa tuta e finalmente vediamo l'uomo invisibile, perché la tuta va in tilt e ha dei momenti molto... Ha dei frame dove compare. Sci-fi splatter scanner da paura cyberpunk, in cui quest'uomo invisibile appare e scompare, cioè, appare e scompare, appare e scompare. Mentre gonfia di botte tutti i poliziotti. Tutti in quell'ospedale psichiatrico, l'uomo invisibile. Sì. Apparendo e scomparendo. Tra l'altro, ripeto, bellissimi effetti speciali. Sì, e vanno avanti, qui si può dire, cioè... Si può fare una piccola ellissi temporale, che qui vanno avanti a scontrarsi fino a quando
se non sbaglio vanno, dove vanno poi a fare lo scontro finale? A casa del poliziotto. Perché mentre si gonfiano nel parcheggio dell'ospedale psichiatrico, lui gli dice va bene, se non posso prendere te prenderò chi ami o comunque chi ti ha voluto bene, perché devo essere io l'unico che ti vuole bene, una cosa simile. Lei intuisce, cazzo, che la bambina, la figlia del poliziotto, sta andando a casa, voleva pagare gli studi, sì, sta andando a casa loro e arriva lì. Finalmente a casa loro c'è una colluttazione, un'ennesima colluttazione, e lei prende la pistola dell'amico nero e finalmente spara a questo benedetto uomo invisibile. Tutti vedono finalmente, cioè tutti sanno finalmente che esiste sto benedetto uomo invisibile. Lei, dopo avergli sparato, gli leva la maschera e scopriamo che è il fratello del marito. Io tra l'altro la foglia l'avevo già mangiata quando si erano parlati che si era svelato. Quando si era svelato nell'ospedale psichiatrico ho detto ok, non è il marito, è il fratello, l'uomo invisibile. Io l'avevo capito subito. Io non mi ricordo cosa ho pensato. Il contrario, Paolo. No, in realtà sono d'accordo due. I due fratelli. Bom, è quella la soluzione. Ma non si sa tanto bene. Ma invece sì, no, è chiaro. Allora, io ti dico perché dico questa cosa. Vabbè, diciamo ancora alla fine, lei non crede alla versione che è fatto che sia il fratello. La polizia irrompe a casa di Adrian nella villa megagalattica che vediamo all'inizio, trova l'ex marito di lei nei sotterranei, nudo, incatenato, cioè in pratica potrebbe essere stato fatto prigioniero dal fratello e tenuto rinchiuso, mentre il fratello agiva da uomo invisibile. Lei non si fida di questa versione, chiama Adrian, va a trovarlo un'ultima volta a casa sua, cenano assieme, lei ha tra l'altro lei va a trovarlo con l'aiuto l'amico poliziotto che ascolta, segue la conversazione, lei ha una videocamera nascosta o c'è comunque ci sono le videocamere in casa? No, c'è una videocamera di sorveglianza della casa che lei sa perfettamente dov'è. E quando lei ha una crisi, il marito le dice qualcosa, lei va in bagno, facciamo finta che si metta la tuta da uomo invisibile, sgozza il marito seduto a capotavola usando la stessa tecnica che lui ha usato per farle uccidere la sorella. Col dubbio che sia stato veramente lui a uccidere la sorella, o comunque che lui abbia a che fare comunque con questa cosa qua, fino a che lui non dice la parola sorpresa. Perché in questa benedetta cena dice questa benedetta parola sorpresa e in quel momento lei capisce. Sì. Allora c'eri anche tu. Eri anche tu all'ospedale psichiatrico e mi hai detto anche tu sorpresa. Quindi lei se ne va, si mette statuta, torna, lo sgozza, ma con la sua mano praticamente, perché lui ha tipo un coltello in mano, eccetera. Sì. Comunque con la mano, per farlo figurare attraverso le videocamere di sorveglianza come un suicidio volontario. Ritorna, si toglie la tuta, se la infila in borsa, ritorna, fa la sceneggiata, il poliziotto amico nero non può fare a meno di cedere all'evidenza delle prove, ma dei sospetti su di lei ce li ha quindi diciamolo, e il film finalmente termina con quella che è la sua giusta vendetta, quindi ti lascia un palato di compiutezza, no? Questo film, nel suo termine, chiude il cerchio, non lascia aperto nulla, quindi no. non ti lascia aperto che, ma magari c'era anche lui, era davvero lui, eccetera, non ti lascia questo dubbio, ecco, che magari poteva essere più carino se lasciava questa porta aperta nel dubbio. Però comunque niente, il film e sono due film, quindi la prima parte dove lei se il dubbio, minchia questa è pazza, la seconda parte è fantascientifica e anche molto action, e finalmente termina poi con la vendetta. Ricordo anche persino Terminator 2, la parte finale. A me ricordava l'ospedale psichiatrico con Sarah Connor dentro, mi ricordava tanto Terminator 2. Perché comunque è un blockbuster di fantascienza, azione, che pigli, e se non è un po', vabbè, ovviamente ci sono stati Avatar,
tutti quelli, però è tanto che non lo fanno. Mm-hmm. Beh, comunque, rispetto a The Square, è sicuramente un film fatto e finito, non è un film d'arte, sì. È un film da studio, si potrebbe dire. Sì, è un blockbuster d'azione, di fantascienza, con degli ottimi, davvero sublimi effetti speciali, bellissimi, sì. Dei bravi attori e con qualche variazione rispetto ai classici, appunto. Anche perché oggettivamente io la prima volta che l'ho visto ho detto, eccolo là. Hanno fatto il remake dell'Uomo Invisibile, quello con... Chevy Chase. No, quello con Kevin Bacon. Ah, sì. Quello che sì, è il remake sì. dell'originale, no? Fai tu che nel mio immaginario avevo quello di John Carpenter, io di Chevy Chase, dove lui è un buono. Mentre invece già quello di Kevin Bacon riportava a galla la cattiveria dell'Uomo Invisibile. Sì. Però è eccessiva, forse. Qui è un po' più misurata. Sì. È meglio, è migliore di quello con Kevin Bacon, secondo sì, me. Sicuramente sì. Perché quello con Kevin Bacon, che lui va fuori di testa per il Siero, fondamentalmente. Ah, sì, ma poi è ambientato tutto in quel bunker, a parte quando sì. Lui esce per soltanto per violentare Rona Mitra. Sì, esatto, per vedere Rona Mitra nuda in casa. È anche un po' l'attrice protagonista, insomma, un po' questa Elizabeth Moss, che adesso sta facendo un sacco di film, arriva da serie TV di successo, eccetera, non è proprio la bellezza classica. No, un po' tracagnotta, un po'. Molto brava, è molto brava, ma sta diventando anche diva, comunque. Sì. In un certo senso. Se posso... Curioso che abbia fatto anche The Square, voglio dire, un po' passa dal film d'arte al film da botteghino. Ah, sì, ci sta, sì, ci sta. Se posso una cosa che non mi è chiara, appunto, allora, è vera la cosa che dice Andrea sul fatto che sono due film separati. Salvo la prima parte, boccio completamente la seconda, per me. Perché quando poi, diciamo, si inizia a palesare l'Uomo Invisibile, iniziano diverse incongruenze. E un po' di cose che, secondo sì. me, sono un po' campate in aria. Il fatto che abbia questa super forza, cioè il fatto che prenda lei, la sollevi a 50 centimetri da terra, la tenga su un muro e la lanci da una parte all'altra della stanza come se fosse... veramente un sacchetto del pane vuoto. Esagerata, è vero, sì, è troppo forte. È un po' forzata. Ma anche il fatto che lui riesca ad avere la meglio su sei persone armate. Esatto, ma anche sì. quello dice, ma come cazzo, ma che cazzo è un ninja? Cioè, è un ninja addestrato. Ma tenendo conto che era probabilmente era il fratello in quel frangente a farlo, cioè, cazzo, sì. l'avete visto? C'è un cazzo di, cos'è, un avvocato stupido, sì. rincoglionito, cioè, che di notte che Batman che cioè, di notte si sì. trasforma, diventa sì. un supereroe cazzutissimo, un sì. po' quello è un sì, po' secondo forzata, me sì. e l'ho trovato anche forzato sul fatto di questa ostentare sempre e in continuazione il fatto che è invisibile, che c'è, che gli dice delle cose, che però poi non c'è. Cioè, fa troppo il gaggio, secondo me, con lei. Diventa un po' ripetitivo come cattivo, sì. ecco. Hanno scelto un cattivo proprio anemico, al di là dei volti anche, che non mi dice veramente niente a me quell'Adrian, soprattutto rispetto a lei. A livello di scelta attoriale, di scelte di cast, coi due fratelli non hanno fatto un gran colpo, secondo me, perché sono proprio due faccette da serie TV per adolescenti, di Bellocci, di robe del genere. E poi perché, soprattutto perché lei gli danneggia la tuta con la penna, spaccandole uno dei mini occhi che lui ha su questa tuta, la tuta sflappa, fa un po' di casino, poi perché non lo fa più? Beh, soprattutto a casa... non perde ma soprattutto non perde sangue, cioè non c'è nulla. Cioè all'inizio a casa, forse no, sangue, a casa del poliziotto, a casa del poliziotto, diciamo nello scontro finale, non ha mai dei cortocircuito, dei malfunzionamenti. No, ce li ha, però li ha molto più di rado.
ne ha pochissimi rispetto all'ospedale psichiatrico. All'inizio riappariva dopo pochi secondi, poi comincia a non riapparire più, tant'è che l'ultimo dei poliziotti lo ammazza alzando la pistola nel vuoto, ho detto qui ogni tanto me lo fa vedere, invece non riappare più l'uomo invisibile, e neanche quando corre verso l'esterno. Ma poi non lo ammazza neanche l'ultimo poliziotto. No, lo ammazza sparando all'indietro. Okay. Perché poi la camera si gira a 180 e non c'è più il poliziotto. Perché fa quella roba tipo da Jackie Chan che gli prende la pistola, gli gira il braccio, gli spara sul ginocchio e poi gli lancia la testata. Quello è il primo. Sì, infatti, che dici, ma veramente, è Jackie Chan? Sì, questo è Jackie Chan, veramente. Cazzo, c'è la tuta. Il classico ricco miliardario che non sa cosa fare, quindi fa sport, taekwondo, jiu-jitsu, tutte queste cose qui. Però da lì a veramente, cioè a parte trovarti in un contesto anche, insomma, in un carcere, essere così freddo, così lucido, e vabbè, diventa il cattivo del film. Peccato che non mi corrisponda tanto con il personaggio che hanno messo, con la faccia che hanno messo, comunque. Da quel punto di vista lì, meglio che Vin Bacon, intendo dire, come physique du role, come spessore scenico anche un attimino. Sì. Un attimino più significativo un Kevin Bacon. Però, insomma, io per esempio dico... Allora, io questo film l'ho visto, è il primo film che ho visto all'inizio della quarantena. Iniziata la quarantena ho visto questo film. Quindi mi ricordo questo film, me lo ricordavo. L'ho voluto rivedere in questi giorni. E ti dico, la seconda volta che l'ho visto mi ha preso proprio meno rispetto alla prima. La prima, anche la seconda parte, fino alla fine comunque me l'ero guardato aspettandomi qualche colpo di scena, e devo dire che però quel finale un po' non è che mi abbia deluso, ma l'ho trovato, diciamo, si è messo poi un po' a livello di tutti i film d'azione da botteghino di sempre, ecco. Sì. Se c'è qualcosa in più rispetto al genere, c'è nella prima parte, come già si sta dicendo. Nella prima parte è molto interessante tutta il rapporto di violenza psicologica che ha subito questa ragazza, come l'affronta, quali sono le difficoltà, il fatto di essere osservati, e cioè anche lì c'è una sorta di critica, non voglio dire critica della società, però ci metto un attimino davanti anche questa cosa qua, sul fatto che possiamo essere sempre controllati e il fatto che esistano persone che realmente compiono queste azioni qua e fanno vivere in situazioni, allucinanti, ho fatto scappare anche Andrea, fanno vivere le fidanzate, i fidanzati, perché poi in caso di questi casi di controllo totale dell'altro, se, uomini e donne... Sì, è il classico marito violento, esatto, e possessivo. E tutta quella faccenda era molto interessante, molto bella, sì, che poi logicamente per ragioni anche di trama va completamente a perdere sul finale. Sai cosa mi è piaciuto di quella prima parte anche? Di come comunque mi faccia sentire quanto sia difficile cambiare vita. Una cosa che lei deve fare è cambiare completamente vita. E viene fuori questa cosa. E si vede proprio all'inizio, lei si sveglia a casa di questo suo amico e si vede, ci fa sentire nudi, ci fa sentire il peso di questa situazione in cui lei comunque deve ricostruirsi una vita, e si sente molto questo problema, questa esigenza da parte sua, e viene poi completamente dimenticato nella seconda parte del film. Esatto. Sì. Il primo film sembra psicologico e molto introspettivo, la prima parte del film sembra molto psicologica, sì, e molto, sì, introspettiva. Infatti, a degenerare sul fatto che lei può essere o meno pazza, e ci fa comunque venire il dubbio. E poi sì, poi cambia totalmente strada il film. Si associava bene a The Square anche perché sono contemporanei, la prima parte, voglio dire 2017-2020, secondo me in questo periodo, lo dico da parte mia, stare dietro al cinema non è facile perché abbiamo tantissime informazioni, film ne escono tantissimi, ce ne sono continuamente tutti i giorni, li vedi su più device diversi anche, insomma c'è molto caos secondo me in questa, raccogliere due film più o meno dello stesso periodo nella stessa puntata, secondo me è una cosa intelligente, e sono due generi comunque su cui possiamo
fare, mettere un po' dei piccoli punti di riferimento. Abbiamo il film d'arte, secondo me The Square lo è per eccellenza in questo periodo storico, e il film invece da botteghino, e L'Uomo Invisibile lo è in assoluto proprio. È un gran film da botteghino in questo periodo, forse tra l'altro tra i migliori rispetto ai 100 Fast and Furious che hanno fatto. Mamma mia, non so, gli stessi campioni di incassi oggi sono in genere i film della Pixar o i film della Marvel o gli Star Wars. Questo è già un po' al di fuori di tutti questi giri. Ecco, però a differenza dei film della Marvel o tipo Fast and Furious eccetera, almeno questo film si è sforzato di cercare di mettere quella lettura nuova di qualcosa, perché veramente sì, se vogliamo parlare, cioè Fast and Furious è più profondo di tutti questi che ho citato. Si è sforzato ma un po' stitico, Sì. Non ha centrato pienamente quello che era il bersaglio. Non ha voluto osare troppo. A un certo punto si è voluto accontentare di stare nel suo territorio da botteghino, magari. Il suo quadrato. Eh sì, è un suo quadrato. Però devo dire che ci ha, cioè nel senso, io non l'ho trovata così negativa, perché sono io il cambiamento rivolto all'action. Poi, giustamente, col senno di poi, di aver terminato il film e aver scoperto, ma come, quello stitico avvocato che ha gonfiato le botte una guarnigione di di guardie lì, ma come ha fatto? Però, finché non sapevo che era lui, fino a lì dicevo, minchia, figo, cioè, beh, carina. Sicuramente migliore di The Counselor, comunque. Io gli do ampiamente la sufficienza, per me arriva un 6,5, fosse stato, ti ripeto, come abbiamo detto comunque, in tutto questo parlare, avesse tenuto il livello della prima parte, sarebbe stato anche un 7,5. Poi passiamo da The Square, come dicevo, Post Dogma. Perché ho detto Post Dogma? Perché ho trovato molti innesti diegetici. Chiedo al Bergonzi, era molto diegetico a livello di luci, di ambienti, di situazioni. Giocava su questo realismo. Mentre invece con L'Uomo Invisibile andiamo in un film... non inventiamo le parole. No, è diegetico, una luce quando è diegetica è perché fa parte della scena, non è una luce artificiale. Tiri come sul gomito. Come nelle luci vedere. L'Uomo Invisibile. L'Uomo Invisibile è un film girato in studio. Cioè ogni interno che tu vedi o è fotografato e arredato alla perfezione in funzione dell'uso dell'effetto speciale o della storia, oppure è girato direttamente in studio, come la Hollywood degli anni d'oro. Perché sto facendo questo discorso sulla Hollywood degli anni d'oro? Qual è la Hollywood degli anni d'oro? Aspetta, tiriamo le somme finali su sto film prima di passare. La mia somma finale è quello, un 6,5. Io gli do 6. Io quello che devo dire l'ho detto e gli do 6. La sufficienza. Lo consigli? Lo consigli? No. Lo consigli, Paolo? No. Ok. Io sì, per una serata easy proprio, tranquilla. Ti vuoi guardare il film, star tranquillo. No, per una serata easy vale tutto. Sì, una serata easy va bene. Anche guarda, se preferisco SpongeBob il film, secondo me è molto meglio. È meraviglioso. SpongeBob il film è inarrivabile. Io l'ho adorato, sia l'uno che il due. La storia sui baffi, lasciamo stare. Cosa dici tu, Nardo, di questo film? Io dico che anche io lo trovo un ottimo prodotto di intrattenimento. È divertente. E ha una duplicità. Quindi prima la parte mentale, e poi la parte action che rallegra anche il palato dello spettatore medio come me. Oh, finalmente se menano un po', dai. Dopo The Square. Comunque, da 1 a 10 a questo mi sento di dargli un voto numerico e direi 7. Non l'ho trovato. Intanto è venuto un ospite qua durante, diciamo, la riapertura delle carceri. È venuto qua ad assistere a questo nostro sproloquio. Allora, io qua mi sono fatto questo collegamento un po' a sgambetto. Meraviglioso collegamento. Allora, dall'Uomo Invisibile io sono passato, visto che si discosta molto dal testo originale e dal film originale del 33, io ho preso la data del 33 e ho trovato
un film che avevo dimenticato essere di quell'anno, che ha fatto sì che io mi appassionassi a questo genere e a questo terzetto, quartetto di comici che hanno rivoluzionato la comicità del cinematografica e non solo del Novecento. Praticamente ha iniziato a tessere le fondamenta della comicità di Woody Allen, di Monty Python, praticamente sì, possiamo parlare di tutta la comicità del Novecento, internazionale, principalmente americana. Ed è, non so se si vede, La guerra lampo dei fratelli Marx. Titolo originale Duck Soup. Allora, la vicenda è demenziale, come è la comicità dei fratelli Marx. Cosa abbiamo? Abbiamo uno stato che non esiste, si chiama Fredonia, che stato il primo ministro è stato cambiato da poco ed è Grucio, che si chiama Farfly nel film. Che Rufus Farfly. Rufus Farfly, giusto? Dopo una sua, diciamo, ingresso abbastanza allucinante, con coreografie, canti e balli, e una serie di battute fulmine caratteristica proprio di Groucho Marx, si scopre che c'è un complotto. C'è il primo ministro di Silvania, che è un paese con cui non sono in buoni rapporti, decide di rubare delle carte, o comunque convincere la regnante del paese di Fredonia a convolare a nozze, insomma, a cercare di fare degli inciuci. Firefly, Grucio, non scopre subito all'inizio questa problematica, questo piccolo, come possiamo definire, questo piccolo tranello di questo, si chiama l'ambasciatore Trentino, si chiama tra l'altro. Sì. E cosa succede? Questo ambasciatore di Silvania assume delle spie per controllare questo nuovo primo ministro, che non gli piace tanto. Chi sono le spie? Sono Arpo e Cico, gli altri due fratelli della compagnia Marx. E poi c'è il quarto, che è quello meno famoso. Nel quello che ho visto io si chiamavano Cicolino e... Cicolino, ma lì sono i nomi che hanno... Tradotto. Sì, si chiama anche Pinky, lo chiamano anche. Sì, però... sì, perché io l'ho visto... Cioè, vabbè. Prego. Hai visto la versione coreana? Non lo so, guarda quello che ho visto. E il titolo era quello. E poi c'è il quarto fratello, Zeppo, che è l'attendente di Grucio, che è il più belloccio forse dei tre, quello meno simpatico e quello che poi ha fatto anche meno film. Comunque, queste due spie, che sono completamente fuori come dei balconi, devono tenere sotto controllo Firefly e con una serie di gag, una serie di comicità demenziale, anche un po' grottesca sotto in alcuni aspetti, un po' sposano la causa anche dello stato di Fredonia, quindi saltellano un po' tra aiuto l'ambasciatore Trentino, aiuto un po' Fredonia. Insomma, morale della favola, viene dichiarata guerra tra lo stato di Fredonia e Silvania, e inizia la guerra. Come finisce? Finisce con questa grande guerra, e qui viene intrappolato poi l'ambasciatore di Silvania, anche lì in situazioni abbastanza particolari e divertenti. L'ho fatta breve perché in realtà la storia è forse la cosa meno importante, meno rilevante, come quasi in tutti i film dei fratelli Marx. La cosa fondamentale è la comicità. La comicità sono i dialoghi da apprezzare in questo caso, tenendo conto che è un film molto vecchio, e l'adattamento, perché Groucho Marx, le battute comunque che faceva, che scriveva,
erano molto legate ai giochi di parole in inglese, ai modi di dire, e come l'hanno reso in italiano devo dire che è stato molto leggibile, molto è stato fatto un lavoro molto molto interessante, molto profondo. Anche se nel titolo io oserei dire una roba, com'è che Zuppa d'anatra. Da zuppa d'anatra siamo arrivati alla guerra lampo, ma gli italiani quando traducono... Soprattutto quando adattano i titoli dei film. Sì. Beh, l'anno esattamente dei titoli, quello l'Italia non ci ha mai capito un cazzo. Ricordo negli anni 90 Elone Tom diventato Mamma ho perso l'aereo e sta sì. Cosa è stata... Home Alone, così sì, Home Alone, Mamma ho perso l'aereo. Sì. No, ma c'è un film di Truffaut che è domicile qualcosa, che era domicilio, era proprio un numero civico, un indirizzo, è stato tradotto come è solo una questione di corna. Vabbè, io comunque per essere un film del 1933 che non avrei mai visto in vita mia, diamo un nome alle cose, ma sono stato obbligato dalla situazione che mi fa trovare in questo The Square, in questo cerchio, no? Comunque taglia, queste... taglia, cut, stop, cut, rifai. Devo dire che comunque per essere un film del 1933 non è così del 1933. L'ho trovato decisamente, oserei dire quasi futurista per i suoi tempi. Sì, ha qualcosa di futuristico. Molto futurista. Come anche tempi comici, anche varie cose le ho trovate molto moderne. Non sembra un film del 1933. Cioè, se si pensa di vederlo in quegli anni, dici, rimani sbigottito. È una cosa totalmente nuova. Perché hanno, tra l'altro, è una comicità molto strana, perché è una comicità molto veloce, molto d'impatto e, se vogliamo, anche non per tutti. Quindi c'era già una ricercatezza nel linguaggio e nella battuta, anche se magari poteva essere volgarotta in alcuni casi. E poi la genialità dei fratelli Marx, che erano realmente fratelli, proprio biologicamente, era quella, comunque erano artisti a tutto tondo. C'erano cantanti, erano musicisti, erano comici, erano gente di spettacolo. Loro nascono dal vaudeville. Loro, sì, esatto, nascono dal vaudeville, tant'è che, come si vede in quasi tutti i film, loro suonano e c'è Chico che suona il piano, che ha una tecnica tutta sua, che utilizza semplicemente queste due dita e fa finta poi di sparare alle note, lo fa in quasi tutti i film. E poi c'è... Arpo, Pinky, se vogliamo, come è chiamato in questo film, che suona l'arpa. Anche lui ha imparato, credo, quasi da autodidatta, e ha una tecnica che non è una tecnica arpistica, è una tecnica sua. Però devo dire che ci sa fare, è molto bravo. È quello, sempre muto. Zitto, è sempre muto. Esatto, poi la caratterizzazione è stata molto... molto intelligente, perché abbiamo Grucio, che è il personaggio finto acculturato, è quello un po' più sopra le righe, sempre con la battuta pronta. Poi abbiamo Chico, che è quello un po' più violento, grezzo. Forse. Sì, più che violento, quello più grezzo, quello sì, un po' è più grezzo. Il Narducci della situazione. Esatto. E poi abbiamo il geniale, secondo me, perché non ha mai parlato e non era muto, sì. Che è Arpo. Che è più Arpo, bambino. Sembra quasi Arpo più il bambino. È, esatto, il monello. Charlie Chaplin in quel periodo ha insegnato due cose. Charlie Chaplin in quel periodo era grossissimo proprio. Era di immane grandezza, perché era già da... Lui, Chaplin, è uscito fuori negli anni 10, nel 14, sì. 16, i primi film. Nel 33 era già oltre la star. Guarda, soprattutto Chaplin in quel periodo è stato uno dei pochi che è riuscito a passare dal muto al parlato. Esatto. Mantenendo il muto. Sì. Mantenendo in piedi.
Non solo, ma in futuro è riuscito anche a uscire da Charlot e a cambiare genere e ad essere apprezzato comunque. Quindi, ma basta guardare un film, Luci della Ribalta, che è un po' emblematico, dove tra l'altro fa riferimento e invita Buster Keaton, che è stato anche lui un mostro, un genio del cinema muto, di comicità, poi era fisicamente come una comicità fisica molto impegnata, era un atleta. Anche lui un ottimo regista, un produttore, realizzatore di film, cioè Buster Keaton. È rimasto fregato. Sì, non è sopravvissuto. Quando è arrivato la sua mitica, lo chiamavano Stone Face, di Buster Keaton, è stata completamente crollata perché lui non era in grado di sostenere una recitazione vocale, parlata. E infatti in Luci della Ribalta si vede benissimo questa dicotomia dell'artista che sta continuando e l'artista invece che era rimasto sotto. E altro personaggio veramente strano che non è riuscito a fare il passaggio è stato Rodolfo Valentino. Beh, è morto Rodolfo Valentino. Morto perché aveva una vocetta così che il cinema muto va tanto bene, uno sguardo che conquista ti piace, ma il ti amo non andava bene, no. E quindi cosa è successo? La gente nel cinema, il cinema è truce, non ti ha più chiamato, ha iniziato a bere come non so che cosa, nonostante il proibizionismo, ed è morto a 33 anni di cirrosi epatica. Sì, è morto giovanissimo Rodolfo Valentino. Sì. Non è riuscito a fare il passaggio, non è riuscito a evolvere l'attore dal muto al parlato, cosa che dicevamo appunto Charlie Chaplin è riuscito a farlo senza problemi. Infatti adesso io non so se ad esempio qual è il problema di Harpo Pinky, che non parla e non ha mai parlato neanche nelle interviste, in qualsiasi caso ho visto un'intervista del figlio, mi pare, di Harpo, e parlava, cioè, diceva che il padre effettivamente parlava, che era una persona molto dolce, era stato un padre eccezionale, però anche lì non ha mai voluto rompere questa magia. Al tempo rispettavano molto di più i personaggi, quello che avevano, che portavano al pubblico, e anche un po' le grandi major, le case di produzione che li scritturavano glielo chiedevano. C'era molto più rispetto per questo aspetto, quindi probabilmente l'ha fatto per ragioni professionali di non parlare, perché vivevano di quello e soprattutto, insomma, erano delle grosse star. E infatti, a proposito... Era una linea stilistica proprio. A proposito di quello che diceva Andre sul 33, lui dice appunto, un film del 33 che guardo quasi a livello di quel dei film contemporanei. Io ti dico, ne ho visti diversi di film degli anni 30. I film degli anni 30 di Hollywood sono tanti, ce ne sono tanti molto belli, perché in quegli anni Hollywood ha raggiunto il livello, sono chiamati gli anni d'oro di Hollywood, gli anni 30, perché gli anni 20 sono stati già forti, hanno segnato comunque il primato della loro industria in tutto il mondo. Gli anni 30 sono stati proprio oltre quello, e si vede in questo film. Questo film ha delle scenografie spaziali eccezionali, immani, fastosissime. Si vede la bravura dei fratelli Marx, perché c'è in mezzo una scena da musical, ma di livelli proprio eccezionali, con una coreografia, una quantità di gente c'è in quella scena, che questo schermo si riempie con questa coreografia, quando annunciano di andare in guerra, che ne fanno una grande festa di questa cosa, fa morire da ridere, e c'è una scena di massa musicale notevolissima, e ricorda un po'... Ma basti pensare anche alle scene di interni, perché poi erano tutte quante ricostruzioni fatte in studio. Non è tutto niente grandissimo. Se guardi gli interni, sono tutti grandissimi, come quei film di quegli anni. La casa della, come si chiama, della nobile, della, in cui
diciamo, sia il della duchessa, esatto. C'è quella fantastica scena di scambi con tre Grucio che arrivano, escono, cioè, memorabile. Grucio, Cicco e Harpo che si scambiano. Tutti Grucio esatto, si imitano a vicenda, tenendo conto che uno poi alla fine nell'adattamento italiano spesso viene fatto parlare sardo a Cicco, quello che viene chiamato Ciccolini. E quindi c'è questo problema, il fatto che comunque che Harpo non parli, poi la scena dello specchio dei due Grucio, sì. Uno davanti all'altro che vanno e vengono dallo specchio, provano i gesti, fanno delle cose allucinanti, che fenomenale, in tantissimi film viene citato ovunque, che quello poi ripreso sì, ma cosa c'è ancora, ma poi tutte le gag più stupide, quella della porta quando c'è Cicco e Harpo che devono entrare senza farsi beccare dalla porta, e allora citofonano, escono, questo gioco di scambi. Ah, sì, sì, quando entrano... Era una cosa che faceva tanto Chaplin anche. Quando entrano a sgamo nella casa, sì, che esatto. Si chiudono a vicenda fuori, si fanno poi anche i dispetti perché se la fanno pagare. Perché comunque verso Grucio c'è una sorta di rispetto, ma tra Harpo e Cicco si generano sempre dei conflitti, per cui si vede che non il secondo vogliono guadagnarsi il secondo posto in qualche modo. Perché esatto. Grucio se la cava a chiacchiere, Grucio è un gran chiacchierone, un oratore fenomenale, e se la cava a chiacchiere, scusate la gaffa. E mentre invece Cicco se la cava un po' con la grezzaggine, con la forza o con la violenza, e Harpo invece è un po' d'astuzia, gioca. E poi devo dire che la scena che è più bella secondo me del film, della comicità di questo film, è la scena dei due chioschi, quello di noccioline e sì. Quello della limonata. Sì, è perfetta, fine gli salta dentro. Ha dei tempi comici, ha una precisione del gesto, una precisione della proprio della messa in scena, che tenendo conto che poi lì le riprese sono tutte a camera fissa, con praticamente quasi nessuno stacco, e soprattutto non avevano dei video, non avevano quei timer che ti danno le tempistiche, lì è molto teatrale. Sì, quindi... tra l'altro la messa in scena, io adesso non voglio spingermi troppo in un terreno dove potrei dire delle castronate, però l'hai detto fino adesso. La messa in scena è ancora un po' bidimensionale, nonostante in quegli anni si sia già fatti mille passi avanti. Però per esempio stavo pensando alla gag del cappello con appunto quell'energumeno a cui la fanno, è frontale, io per bidimensionale intendo frontale, non sfruttano ancora tanto la profondità di campo, quando invece alcuni registi del tempo, tipo Frank Capra, Ernest Lubitsch, un po' prima Murnau con Aurora, e alcuni registi di quel calibro già la sfruttavano la profondità di campo. L'anno dopo è uscito Accadde una notte di Frank Capra, ed era già un film che, se lo vedi oggi, Accadde una notte di Frank Capra non ha niente da... sembra un film dei fratelli Coen, cioè ha una profondità di campo già giocata molto bene, anche Lubitsch. Tu stai mettendo però a confronto due cose molto diverse. E nel infatti, senso che... volevo arrivare alla mia di appunto, che era la mia. Lo so che io ci metto un'ora sempre a dire le cose, me ne rendo conto. Però quello che intendevo è che sì, è cinematografia, ma a me la definizione che è venuta da dare a questo film è che sia uno show cinematografico. Cioè, non so come dire, una movie opera, una cinema opera, perché comunque ha qualcosa. Ha tanto cinema, ma non lo esprime con tutto il suo linguaggio, nonostante lo possa fare, perché Leo McCary, il regista, è un regista di altissimo livello, però ovviamente è cinema al servizio dei fratelli Marx e del loro show, e diventa quindi un'opera. Ogni tanto si apre, tipo in quelle immani scene da musical o in quei fantastici interni. Io ho adorato le scene di interni con la marcia, con tutte quelle comparse, quella gente, quelle ballerine. Cioè, quel cinema lì mi fa venire ancora la pelle d'oca. Respiro ancora quella magia, quelle cose... Senti il set, senti proprio... Non lo so, è magico. E quindi lo definisco... Quello che volevo dire di questo film è che è un'opera.
No, non mi tocco, sono tutto in fibrillazione, ho tutta la pelle d'oca. No, 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 c'erano anche tanti soldi spesi. Eh sì. Cioè, non sembra, ma mamma c'erano soldi spesi. Soprattutto non sembra. No, 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 e poi soprattutto non erano soldi spesi in, paradossalmente, effetti speciali, era proprio lavoro di persone. Lavoro di comparse, okay. Lavoro di maestranze dietro alle telecamere, attrezzisti, scenografi, mamma mia, il ragazzino che buttava la neve, cioè erano proprio lavori di alto livello. Bello, sì, bello. No, poi si tralascia magari vedendolo adesso, in realtà è dettagliatissimo. Io l'ho voluto vedere in inglese, perché? Per capirlo meglio ho iniziato a vederlo in italiano, però il problema di questi film vecchi doppiati è che non solo l'audio, come direbbe magari un doppiatore qui presente, parlano, gli scappa il milanese, gli scappano queste cose, che ci sta, ma è proprio l'audio che è ovattato, non ti fa sentire gran parte dello sfondo. Almeno di quello fanno che le battute in questo film. Mettendo rispetto ad altri. Senti meglio il sonoro proprio, senti proprio meglio il sonoro, cioè non c'è niente da posso dire. Posso dire la mia su questo? Senti, ecco, sentiamo un buon vecchio Narducci. Allora, partendo dal presupposto che io un film del 1933 non l'avrei visto manco se fossi vissuto nel 1933 probabilmente. Comunque, a me mancano le basi culturali, cinematograficamente parlando, per poter cogliere citazioni, riferimenti o altro. Io guardo i film da spettatore, quindi da rivesto il ruolo proprio classico dello spettatore. Devo dire che mi aspettavo di farmi due coglioni così, guardando i fratelli Marx. E invece hai dovuto aspettare me. Sì. No, ma ci arriviamo, non ti preoccupare che ci arriviamo, e sarà un discorso molto interessante. Comunque, andando avanti, non mi so leticare il palato, andando avanti, pensavo di farmi due palle così, ma comunque è un film che ha saputo divertirmi, sorprendentemente divertirmi, contando che era di quegli anni. Io pensavo di guardarlo con l'occhio a mezz'asta, sguardo fisso, e dire no, dai, ti prego, va avanti, come ho fatto in un altro film. Però mi è piaciuto molto più di quel che mi aspettavo. Anche a me, io pensavo che sì, mi sarebbe piaciuto. Poi vabbè, io parlerei un'ora del 1933, ma ne approfitterò per dire come sono arrivata alla mia scelta. Anche prima perché volevo, si inizia a parlare del 1933, no, volevo si parla di armature, lame. Ho parlato di scenografia. È appena finito il Medioevo. Castelli. Ho parlato di scenografie. Voglio citare il tre volte premio Oscar scenografo di questo film, Hans Dreyer, che è stato scenografo ben di Ernest Lubitsch, Cecil B. DeMille e Joseph von Sternberg, e ha vinto tre Oscar e ha fatto una fila di film che, se vai giù su Wikipedia a vedere la quantità di film che ha come fatto, stai facendo tu adesso, non finisce dire. Più non finisce più, ha fatto tantissimi film questo qua. Però sto diventando pazzo, mi impazzisci, guarda, di memoria. Per me questo, vabbè, è quasi senza voto questo film. Fatto nel 33, con rimandi a Reichstag, a Hitler, a tutta quella che era la situazione politica, anni prima del grande dittatore di Chaplin, anni prima. E secondo me con un filo più di umiltà di Chaplin, perché comunque Gruccio ha fatto Gruccio, non si è messo a prendere per il culo l'uno o l'altro. E un po' si sono anche presi in giro da soli, dicendolo comunque andiamo in guerra, facciamo una festa. A me ricordava un pochino di più la politica americana, rispetto a quella tedesca, per dire. Quindi ti giuro, l'ho apprezzato tantissimo. Ho apprezzato tantissimo anche questo punto di vista. Ho visto un po' la carriera del regista. Paolo Mereghetti, che è il critico famoso del Dizionario del Cinema, quello che tutti noi conosciamo, di Leo McCary, il regista di questo film, cita un film poco successivo, posteriore, del 37, che si chiama Cupo Tramonto, e lo definisce Paolo Mereghetti uno dei punti più alti del cinema hollywoodiano classico. Io non l'ho ancora visto quel film, avrei voluto proporlo come quarto film legandomi, invece ne ho poi scelto un altro. Se qualcuno un altro Cupo Tramonto? Cupo Tramonto, che in realtà Cupo Tramonto, che in realtà anche quello ha un titolo in originale che potrebbe essere
facciamo noi il domani, tipo make... Non fatevi make venire strane idee per la terza puntata. Make tomorrow, make tomorrow. We, us, we make tomorrow, we build the tomorrow. Costruiamo il domani. Perché è un confronto tra anziani e tra vecchi e figli in una casa. C'è questo confronto tra i figli e i genitori. Quindi comunque già andiamo anche su dramma psicologico un pochino, che voglio dire, Stanislavski e Chekhov c'erano già stati, però il cinema di grande consumo non lo affrontava tanto volentieri. Beh, c'è da dire che ce n'è uno, e qua ti lancio la palla, anzi, facciamo soltanto una votazione, che diritto ci sta. Per me questo è un 9.5. Io anche, sono sull'8.5, 9, non saprei, cioè... Non do il 10, ma gli do un 8.5, 9. Gli do un 8.5, guarda, per citare Fellini e per il discorso che ho fatto prima, che non è proprio cinematografia allo stato puro, ma è eccezionale comunque. Le gag dei fratelli Marx funzionerebbero alla grande sia fuori che dentro questo film, per cui io gli do, magari non gli do 9, ecco, gli do 8.5, però è il voto veramente altissimo, voglio dire. Per dirne una, sarebbe 4.5 stelle su 5, ma anche 5 stelle, via. Si esprima. Siete degli amanti del cinema che vogliono farsi una cultura di quello che è il cinema e soprattutto volete sapere da dove cazzo è arrivata l'assistente di Dylan Dog, è un film. È importante vedere. La pop che arriva. Quindi io mi sento di consigliarlo a chi ha voglia di farsi una cultura cinematografica. È una risata, no? Sì, però richiede uno sforzo mentale dell'andare a ricercarsi questo titolo che risiede nella base della volontà di volersi fare quella con una cultura cinematografica, perché altrimenti non sai manco che cazzo è. Non è una comicità alla cinepanettone, meno male. Ma va, meno male, io non sto giustificando i cinepanettoni, cioè ci mancherebbe, quelli sono merda, voglio chiarirlo, merda. Tu pensa che era un cinepanettone al tempo questo, secondo me? Magari avessero mantenuto lo stesso livello, anziché... Sì, anche se leggo che ha fatto scarso successo al botteghino, non lo so, i fratelli Marx hanno fatto... Quanti film avranno fatto? Una dozzina, ma per l'epoca era all'avanguardia. Era diverso il prodotto, perché un film non rimaneva poche settimane, aveva, come dire, una vita maggiore. Mm-hmm. Ad oggi invece, se non vende nelle prime due settimane, cambia completamente. Eh sì, perché non c'erano gli video, cioè andavi al cinema, non c'era manco la televisione. E soprattutto la stessa pellicola veniva riproposta anche anni dopo con magari un lavaggio diverso, con magari una versione diversa. Quindi, come dire, è un film che è maturato col tempo, secondo me. E infatti ho letto che ha fatto molto successo negli anni 60 questo film, poi, tra l'altro. Solo 30 anni dopo. Cioè, ma infatti se guardi anche tipo il nostro drive-in degli anni 80, le gag delle trombette, quelle cavolate lì che fa Arpo, e parlo delle gag più semplici, sono strautilizzate, perché quelle più difficili sono davvero tecnicamente difficilissime. Cioè la scena dello specchio l'ha fatta Benigni in Johnny Stecchino, già in un'altra maniera, con altre inquadrature. Lì è filmata tra l'altro in un totale, comunque in un interno, in un inquadratura molto ampia, per cui l'errore si sarebbe visto, e invece è stata perfetta, mamma mia. Ma anche la comicità di parola che viene sviluppata appunto da Gruccio è molto rivista nello Zelig anni 90, cioè è ripreso tantissimo. Woody Allen poi è vero Woody Allen. Sì. Woody Allen prende a mani piene, cioè sì. I copioni di Woody Allen sono citazioni dei fratelli Marx. Il suo stesso personaggio. E lui stesso lo dice senza vergogna, anzi, molte volte lo dice proprio come citazione e omaggio. Ma come dicevo prima, appunto, Monty Python, tutta quella comicità demenziale, però con un certo spessore. Demenziale, ma di livello. Sì, no, ma demenziale non in senso denigratorio. Sì. Ha praticamente assimilato e riproposto, migliorato, attualizzato quello che è stato portato in scena dai fratelli Marx. Cioè, e la cosa particolare è che non è, come diceva anche Andrea, non è invecchiato. Cioè, no. Come tu ti guardi a volte le comiche di Stanlio Olio, di Chaplin, e parlo delle comiche,
e dei fratelli Marx, è vero che sono tre tipologie di comicità diverse, però ancora adesso te le guardi e due risate te le fai anche. Più Chaplin, cioè, e Marx. Stanley Oliver si vede che a me non piacciono tanto. Però, vabbè, comunque, Chaplin, Buster Keaton e Fatty Arbuckle, era il terzo del trio, era Fatty, che è finito poi male a causa di un misunderstanding giudiziario, sì. Erano comunque le star numero uno del firmamento hollywoodiano della comicità, con Max Sennett. Però, guarda, io qua adesso mi ricollego... Ottimi attori comunque questi fratelli Marx, intendo dire, al di là del loro personaggio, sarebbero stati degli ottimi attori anche al di fuori, secondo me, perché hanno delle basi... Loro sono stati, nascono da un genere chiamato vaudeville. Sì, ma sarebbero stati attori di carattere, intendo, anche a livello cinematografico. Sì, loro nascono dal teatro... di posa, cioè quello che viene chiamato, che poi in Italia diventa il teatro di rivista, il varietà. Il vaudeville ha una tradizione francese che poi deve in America, dove gli attori avevano, come dire, delle capacità di tenere il tempo e tenere le battute, ma è una roba difficilissima, cioè una roba che poi qua in Italia abbiamo avuto Petrolini sì, ha fatto ed è contemporaneo. Beh, lo stesso piemontese di cui noi comunque Macari qualcosa ha fatto. Sì. Quindi, come dire, qualcosa abbiamo anche in Italia. Loro erano... Macario però è arrivato dopo. Ma hanno anche quelli sono gli anni proprio in cui... Quelli sono gli anni irraggiungibili di Hollywood, secondo me. Proprio una cosa inarrivabile. Cioè tutto quello che c'è, la grande Hollywood, il grande sogno di Hollywood nasce da quegli anni lì, secondo me, cioè, secondo me, come dicono tutti. Cioè, se poi si deve stare ai manuali e agli almanacchi o ai libri di cinema, chiedo conferma, però lo star system di Hollywood, la Hollywood degli anni d'oro, la grande Hollywood, è iniziato il suo declino dagli anni 50 in avanti. Sì, e deve dire con grazie. Precisione dal 53. Esatto, infatti era lì che volevo arrivare, perché comunque marzo 53, vero? Sono faceva un gran caldo, E Hollywood deve ringraziare poi successivamente tutto quello che è andato contro il cinema, cioè la rivoluzione che c'è stata negli anni 60-70 che ha scardinato un pochettino quello che erano i parametri cinematografici e politici e filosofici che sono sempre stati padroni dell'arte cinematografica, hanno poi ridato nuova vita. E questo grazie a una cosa, perché qua ci sono sempre di mezzo gli europei. Beh, cioè Hollywood è in piedi grazie agli europei e al 50% grazie agli italiani, perché permetto solo queste due cose di un po' di storia del cinema. La Nouvelle Vague francese, il neorealismo annuisce, Bava, come se sapessi Sergio di cosa sta parlando. La Nouvelle Vague francese, certo che la conosco, ma ti pare? Sto scherzando. Anche il neorealismo, battuta, un po' per raggiungere quello che è l'anime italiano, cioè, il neorealismo italiano. Il neorealismo italiano ce lo mettiamo? E il neorealismo italiano... E che, non ce lo metti il neorealismo italiano? No, fai continuare Paolo, fai continuare il Bergonzi. Il neorealismo italiano è vero, sì, però il neorealismo ha una componente più... da reportage. Più vera. Più vera. Più da reportage. E infatti, non per quello, la Nouvelle Vague invece ha una componente ancora un pochettino più, più eterea, meno terrena. Sì, meno simbolica. E poi qua poi potrebbero aprirsi delle parentesi future. Sì, perché non iniziamo, se no finiamo alle due. Però ne avrei... Poi, voi finite alle due, vado a letto prima. E poi Kurosawa, che non c'entra un cazzo con l'Europa, però ha fatto l'Hollywood degli anni 70. E poi dico io una cosa, perché arriviamo poi a quello... Al quarto film...
perché comunque cosa è successo in quegli anni? E già erano in corso d'opera queste cose. Ci sono state un po' di emigrazioni dall'Europa a Hollywood, per cui alcuni grandi registi, grandi uomini d'arte, già formati in Europa, sono andati negli Stati Uniti, per la precisione a Hollywood, a realizzare dei film che sono diventati, insomma, dei moniti, hanno fatto la storia di Hollywood. Alcuni invece europei hanno proprio, sono stati tra, diciamo, tra i padri fondatori, perché non citare Erich von Stroheim, anche austriaco, che ha fatto le prime grandissime produzioni hollywoodiane insieme con D.W. Griffith, e l'altro chi era, oltre a Griffith c'era Cecil DeMille e von Stroheim. Poi sono arrivati registi come Murnau, che ha fatto, insomma, un film come Aurora, incredibile. O, Murnau è anche... è il celebre del Nosferatu, eh. Certo, però Aurora, secondo me, tecnicamente l'ultima risata e Aurora sono i due film migliori, di almeno quelli che io, i miei preferiti di Murnau sono l'ultima risata con Emil Jennings, attore tedesco che tra l'altro vinse anche l'Oscar più avanti, quindi partecipò a tantissime produzioni hollywoodiane, e Joseph von Sternberg, che poi diresse Marlene Dietrich, una delle più grandi star degli anni 30, certo. Quelli di Marx. Nel 33 un regista tedesco diresse il suo ultimo film in Germania prima di espatriare ad Hollywood a causa appunto dell'ascesa di Adolf Hitler in Germania. Questo stesso regista, di nome fa Fritz Lang, diresse nel 33 Il testamento del dottor Mabuse, ma la cosa importante secondo me da sapere di Fritz Lang, oltre che il regista di Metropolis e del film che ci sta mostrando Paolo, capolavoro che è M, il mostro di Düsseldorf, questo regista venne chiesto da in persona Goebbels, ministro della cultura del Reich, della propaganda, della propaganda, di diventare, siamo ferrati sul nazismo qua. Di diventare il regista di Medioevo, aspetta un attimo, scusami, Goebbels era il ministro della cultura, della propaganda, della cultura. Wikipedia l'ha detto subito. No, non l'ho letto, lo sto andando a mente, perché non è che mi studio Goebbels tutti i giorni, però Goebbels era quello che si occupava comunque della materia culturale in sì, vista da fuori, vista da, ok, era chiaro, propaganda. Diamogli un nome, comunque intendo dire la sua posizione sì. Gerarchica, ministro della cultura. Chiese a Fritz Lang, oggi sarebbe stato un ministro della cultura, chiese a Fritz Lang di diventare l'art director, il direttore artistico, diciamola come vogliamo, della cinematografia tedesca. Fritz Lang rifiutò questa posizione e ovviamente a quel punto decise di, magari non è proprio così immediata, però decise di lasciare la Germania dopo... Senza contare che in realtà la moglie, che poi divorziò dalla moglie, perché in realtà la moglie era rimasta fedele al Terzo Reich, a Hitler, e si era incazzata con Lang. Che aveva rifiutato. Lui era scappato anche dalla moglie, perché la moglie in realtà era il suo aiuto regista, comunque l'aiutava in ambito cinematografico. Che se tu ci pensi, voglio dire, un film che secondo me rappresenta benissimo, cioè, e questa è una contraddizione, che rappresenta benissimo le idee pazze, le idee megalomaniche di Hitler e del suo architetto che era Albert Speer, se non sbaglio. Ricorda, cioè Metropolis secondo me rappresenta benissimo quell'estetica architettonica che avrebbero voluto, che avrebbero sognato, e venne messa in scena proprio da Fritz Lang nel 26-27, l'anno di Metropolis. Se non sbaglio, la separazione di Fritz Lang dalla moglie e la sua successiva, possiamo definirla, fuga, sì, dal Terzo Reich, è stata anche messa come sottotrama, se non sbaglio, nel film Il giovane Hitler con Robert Carlyle. Oppure no, o forse no. E qua faccio una citazione anch'io un po' particolare, perché c'è, se non sbaglio, in un film di Full Metal Alchemist, un anime giapponese, il film dell'anime, stai dicendo.
Sì, il film dell'anime. Quello con gli attori in carne ed ossa che fingono di essere... No, l'anime film, però. Senti come fa il pistino lui adesso, Cioè, vabbè, ma porca puttana, se mi parlate di cose di cui non so un cazzo... Anch'io non so niente di anime. Di anime non so niente. Vabbè, faccio questa piccola chicca, una perla, che mi pare sia Il prigioniero di Shambhala, una roba del genere. Il titolo adesso purtroppo mi sfugge. C'è il personaggio di Fritz Lang, perché lui torna, il protagonista ritorna nel passato e incontra Fritz Lang, e c'è un dialogo tra il protagonista, che è un alchimista che ha poteri, robe del genere, parla con Fritz Lang e gli spiega, fanno una disquisizione sul nazismo e sull'importanza della cinematografia. Cioè, anche per dire, tornando ai giorni nostri, Bastardi senza gloria di Tarantino ne parla proprio a mani basse, eh? Cioè il concetto di strumentalizzare la propaganda per come dire, era la base. Beh, era l'idea, ma anche Hollywood l'ha fatto, però, dai, cioè ci sono certi film di Frank Capra degli anni 40. Recentemente ho visto Meet John Doe con Gary Cooper e Barbara Stanwyck, dove Gary Cooper da poveretto diventa eroe, montato dalla stampa, ed è del 42 quel film. Questo era perché chi lo vedeva sognava di andare in America, ma la favola del povero che diventa ricchissimo, numero uno, l'hanno tirata fuori per quel motivo, anche un po' per deriderci. Ma infatti è interessante quello che tu prima sviluppavi con cultura e propaganda. È interessante il parallelismo che c'è tra questi due concetti. Lo stesso Capitan America, che ad oggi è un elemento della cultura pop americana, era non per niente un elemento della propaganda americana per i militari che dovevano andare in Germania a combattere. Certo. E oggi lo vediamo in un blockbuster. In realtà era al pari di uno di quei prodotti propagandistici che Goebbels faceva in Germania. Beh, noi non abbiamo avuto più, almeno io non ho mai visto da quando sono nato i rotocalchi nel cinema, però al tempo c'è Frank Capra, che tra l'altro è il regista di quel Meet John Doe di cui ti ho parlato prima, che appunto Frank Capra, quando si mette a fare propaganda, è veramente eccezionale, facendo i film sul sogno americano. In quegli anni girava Why We Fight, che erano dei brevi notiziari, dei rotocalchi propagandistici che apparivano prima delle pellicole cinematografiche nelle sale, perché non c'era ancora la televisione, insomma. Io nel cinema sono quello in fondo che dice: vogliamo vedere il film, un po' di rispetto, giovane. E infatti la televisione nacque poi negli anni 50, quando Fritz Lang era ancora vivo, nel 53, e decise di definire uno dei generi principali del cinema hollywoodiano, che è il noir, con questo film, che è il quarto film del 1953 da me scelto, per in qualche modo per farla pagare a tutti, perché Bergonzi mi ha spedito nel 33. C'erano anche molti meno soldi da investire in quel campo. Cavoli, cioè, adesso... L'Europa si stava tirando su le braghe dalla Prima Guerra Mondiale, stava ricostruendo le varie cose. L'America poteva permetterselo. E poi l'America, essendo staccata e non avendo, come dire, problemi con Russia e varie... C'era stata la crisi, però. C'era la crisi. Stavano uscendo fuori dalla crisi. Sì. Era nel periodo di rinascita, e quindi il cinema era una spinta, come da noi negli anni... Come da noi negli anni 50, sì, con 50. Il boom. Comunque, io ho preso Fritz Lang e ho voluto andare su una via di mezzo. Ho detto, raga, 2017, 2020, L'Uomo Invisibile, 33, La Guerra Lampo, portiamolo almeno agli anni 50. Ho messo 53, Fritz Lang, Il Grande Caldo, che ve lo confesso, io avevo scelto Quando la città dorme di Fritz Lang, perché era un film dove il protagonista veniva un po' inghiottito dall'ambiente lavorativo, e l'ho poi visto questo film, ed è vero, ricordava, si potevano fare dei rimandi con The Square, con altri film, eccetera, sull'isolamento di una persona, nel far carriera, c'erano gare nel far carriera, di quanto comunque contasse il successo a scapito di quello che già sappiamo quando una persona vuole far carriera
a tutti i costi. Il grande caldo era più facile da reperire, e in più il grande caldo io ce l'ho sempre avuto lì come uno di quei film che si è preso sempre degli elogi pazzeschi dalla critica, ed ero curiosissimo di vederlo. E cosa ho visto? Ho visto The Square, un po' un quadrato, nel senso un film bilanciatissimo, che funziona benissimo sotto tutti i punti di vista, perché non fa una piega, voglio dire, cioè non c'è niente che non funzioni, è in equilibrio perfetto. Però in qualche modo, forse proprio per quel motivo, non mi ha fatto, uso la parola, impazzire, proprio perché non mi ha mandato mai fuori dagli schemi. Insomma, è precisissimo. Io dovessi girare un film noir, fare un adattamento teatrale di qualcosa o scrivere una sceneggiatura o qualcosa sul film noir, prenderei forse più che l'Humphrey Bogart di In a Lonely Place, di Nicholas Ray, Il mistero del falco di John Huston, prenderei per la sua semplicità proprio Il grande caldo, perché è davvero semplicissimo quel film. È semplice nel senso, intendo dire, si fruisce con semplicità, poi è sottile, molto sottile. E la storia è semplicemente di quest'uomo che è un detective della polizia, è un poliziotto a cui viene assegnato un caso. Inizio film, il film si apre con il suicidio di una persona, inquadratura della pistola, questa persona si spara, lo vediamo di nuca, non vediamo il volto, si spara, arriva sua moglie preoccupata, che in realtà fa una telefonata e chiama uno per dirgli si è sparato. E dice, ma che cazzo? Cioè, questo si spara. La prima, però, scusami, la cosa che mi ha assolutamente sconvolto è stato il fatto proprio che la moglie era totalmente sconvolta del fatto che quest'uomo si fosse fatto saltare la testa. Cioè, al pari di io che mi gratto un orecchio. Esatto, cioè, non gliene fregava niente. E ha chiamato, e figurati questo, a me. Arriva questo detective. Sono tedeschi, sono freddi, sono raziocinati. Accorciamo la trama. Dunque, arriva il detective sul luogo del suicidio, dice questo è un suicidio, gli arriva una tele, torna in un secondo, Fritz Lang ti fa vedere la vita di questa persona, scena dopo è a cena con la moglie, il detective è interpretato da Glenn Ford, che è uno degli archetipi dell'attore hollywoodiano, secondo me, proprio uomo, attore tutto d'un pezzo, quadrato, non sbaglia mai, non va mai né sopra né sotto, precisissimo, bello ma non troppo, alto ma non troppo, basso ma non troppo, viso preciso, è un po' tondo all'inizio del film, è tondo alla fine del film, è un po' più spigoloso. Io lo descrivo così: l'LSD prima di vedersi i film di Fritz Lang, no? Parte dal tondo e diventa. Ma hai capito che ti piace comunque come questo tipo? Fede. Questa è la descrizione. Beh, la progressione, l'interpretazione di Glenn Ford è stata. Se avesse aggredito quest'uomo, Ale, non l'avrebbero beccato mai più. Cioè, no, era alto, poi si è abbassato, era tondo, bello, ma non troppo. Lui va a casa ed è sposato niente poco di meno con Jocelyn Brando, che è la sorella di Marlon Brando, l'attrice che interpreta sua moglie. Tra l'altro, grande gnocca anche, devo dire. Famigliola perfettissima, padre, madre, figlia, e gli arriva una telefonata in cui lui dice ma come no, è suicidio, praticamente forse c'è ancora da scovare qualcosa di quello che è successo a questo tizio, lui inizia ma vogliamo parlare dell'inquietanza del fatto che lui viene svegliato nel cuore della notte da un altro uomo in vestaglia e l'altro dice un uomo è morto, si tratta di suicidio, hai detto? Fammi rispondere. Va bene. Sì, suicidio. Cioè, perché c'era un altro uomo in vestaglia nella sua camera da letto? Risolta, finito il film. Non ti fa domande. Cosa fa questo uomo? Un vergonzo in vestaglia, mi preoccupo io. Cioè. Quest'uomo indaga e capisce che c'è dietro una cosca di un grande mafioso che si chiama Lagana. Un mafioso, in realtà è un uomo d'affari molto distinto, ricchissimo, si vede, e si chiama Lagana, che è la terza volta, la seconda volta che lui fa delle domande a delle persone, lui va a trovarlo a casa, Glenn Ford va a trovare questo Lagana in questo megavilla e decide quasi di farlo picchiare subito proprio da uno dei suoi scagnozzi. Glenn Ford stende questo scagnozzo e a quel punto la malavita decide di colpirlo
a colpirlo al cuore, colpirlo in profondità, e fa esplodere la macchina di fronte a casa sua, credendo che la prendesse lui la mattina per andare a lavorare, invece l'ha presa la moglie la sera per andare a prendere la babysitter, e esplode la moglie. Lui, un riso in quella scena. Glenn Ford il giorno dopo va a questo qua gli muore la moglie saltando per aria in una macchina, e un riso forte. Il giorno dopo va alla stazione di polizia precisissimo, cioè con i capelli tirati, tutto perfetto, che io sarei arrivato con un ago in vena, tutto devastato. Buongiorno, come va? Niente, mia moglie è morta in un attentato suicida. Niente, mia moglie è saltata in aria. E Bond, mia figlia l'ha presa bene come me. Lui capisce che c'è dietro anche la polizia, questo, il suicida era un poliziotto, questo lo dobbiamo dire, il suicida dell'inizio era un poliziotto, praticamente si è suicidato perché era distrutto dal senso di colpa e perché avrebbe voluto... Perché era colluso. Era colluso, però a quel punto era corroso anche dal senso di colpa delle malefatte che stavano combinando i poliziotti insieme con questo boss che stava conquistando la città, e appunto in un dialogo dice appunto che voleva anche ambire alla carica di sindaco, comunque voleva un seggio politico, voleva il potere assoluto questo Lagana. Tra i quiz Gary figura Lee Marvin, e la donna di Lee Marvin, questa bellissima Gloria Graham, che tra l'altro figura in altri film del genere noir, tra l'altro in A Lonely Place con Humphrey Bogart è la coprotagonista di Bogie. Qui invece diventa, poi dopo la morte della moglie, Glenn Ford si consola con Gloria Graham e ne diventa un po', diciamo che non si vede niente per confini del tempo, però diventano molto amici, alla fine sgomina la banda di criminali, vince, però la sua amata sfigurata in una scena incredibile, comunque Lee Marvin gli scaglia addosso, gli tira addosso una caraffa di caffè rovente in faccia, cattivissimo, anche lì, in un'esplosione di ira. E sei una brutta persona, Andrea. Ma tra l'altro finisce completamente sfigurata. Cioè, io adesso non è che voglio mettermi a far bollire una moca sui fornelli e tirarmela in faccia, però... No, ma è il caffè americano, quindi ancora più... Infatti, diventa Freddy Krueger lei alla fine, praticamente, dopo quella scena. E sgomina i cattivi. O il Joker, dipende. Questo è stato il plot di tutti i film d'azione hollywoodiani di Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, prima di Steve McQueen, di non so quanti action hero o di eroi solitari. Almeno negli action hero e in quell'altro... Anche di action tra una battuta e l'altra non passava un secondo e mezzo. È vero, è leggermente teatrale, cazzo, la faccia. Vabbè, senti, da lì a Fast and Furious c'è stata un'evoluzione. Allora, parlare di... Cioè, no, Fast and Furious, voglio dirlo, è una merda. Cioè, ok. Cioè, ma in un senso... succede tantissimo. Ho capito, però anche in Fast and Furious, Dio mio, cioè, non, recitano come dei foratini. Vabbè, lasciamo stare. Ma perché il pubblico vuole quello adesso? All'epoca hanno fatti 8 di Fast and Furious, 9 penso. 9. E le macchine sono sempre meno protagoniste. Ma io ho i miei studenti che mi recitano i temi, quindi immagina che bello. No, dicevo, negli anni 50-60 volevi goderti il tempo della battuta, volevi, come dire, assaporarla. Ad oggi, in un minuto di Fast and Furious, succede tantissimo. Sì. E poi non succede niente. Però ho trovato più seguibile e più paradossalmente interessante quello dei fratelli Marx rispetto a questo, del quale non me ne è sbattuto il cazzo di niente, non me ne fregava chi fosse il colpevole di... Come mai si è suicidato? Sti cazzi, non mi interessa... Oh, ero lì con attenzione a guardarlo, Però... Il mio cervello iniziava a pensare, non lo so, ai cerbiatti, alla gnocca, alla spesa. Ed ero lì però concentrato. Su chi fosse l'uomo in vestaglia l'ha inquietato. Sì. L'ho citata perché è stata all'inizio, proprio all'inizio del film, dopo il suicidio del poliziotto, tu vedi lui, questa vestaglia. E anche voglio anche spezzare una lancia sulla fronte dei doppiatori dell'epoca, che poverini,
era all'epoca, quindi c'era un'idea del doppiaggio totalmente diversa, la recitazione era totalmente diversa, ma ascoltarlo oggi nel 2020 è una roba inascoltabile, ma più che altro non per le inflessioni che c'erano nel doppiaggio, che lì sti cazzi. Vabbè, c'erano le giui, le ciui. Al di là di quello che è tollerabile, tutte le battute finivano nello stesso modo, in tono discendente, come se io ti parlassi di un'altra cosa e parlassi in questo mondo. Allora sì, forse l'hai fatto. Andiamo da questa parte. Io ti odio, io ti amo. Tutto così. È terribile. Io, oltre ad aspettare quel mezzo secondo tra una battuta e l'altra, finirono tutte a metronomo, tutte nello stesso modo. È elegante, forse è elegante, e noi non lo apprezziamo più. A me la cosa che fa impazzire però di sti film qua sono le doppiatrici. Ma che cosa stai facendo? Che hanno questo birignano, questa perché? Ma no, allora, ti ho preparato una bella ciuenetta. Che fai, bevi qualcosa? No, agente, sono in servizio. Sono tutte madame benestanti, anche se tipo sta anche qua faceva la squillo in quel film. Esatto, sempre. Palesemente una puttana, questa è una squillo proprio. Tra l'altro fidanzata di una bestia, di un gangsterino, ed è parla come una signora di 45-50 anni che sta passeggiando in centro. A guardare i negozi, a fare la vita sì, col marito una signora medico. Ricca, molto ricca, che commenta le cose che vede. Bene, tutte brave. Se ti sposti ancora un po' più alla tua sinistra, vediamo solo più il quadro. Voglio creare movimento all'inquadratura. Che guerra. No, ho letto una chicca del film precedente su Hans Dreyer, questo scenografo, che era lo scenografo di Sunset Boulevard, tra l'altro, del 50. Billy Wilder ha fatto una ricostruzione di quegli anni con la Swanson e Stroheim sul cinema muto, ha preso uno scenografo che arrivava già negli anni 20. Sì, comunque, cosa vuoi dire, Paolo, del Grande Caldo? Perché io ho due robine ancora ce le ho. Ma allora, del Grande Caldo a me non è dispiaciuto. È vero che è un po' lento, a volte un po' troppo didascalico, però c'è da dire questa cosa qua. Nel senso che io non conosco tutte le opere di Lang, ma Lang mi piace molto, come voglio dimostrare. Dimostrare un omaggio. Tra l'altro questo qua, che è un film della Madonna, Maschere e Pugnali, l'ho letto. È da guardare perché è un capolavoro, anche se in realtà è passato un po' sotto gamba. Quando me l'hai detto ho voluto vedere cos'era, sì, c'è Gary Cooper, tra è l'altro. Un film da guardare, esatto. Ma non in questa sede. No. Maschere e Pugnali. Delle monografie, che sia chiaro. Oh, non mi fate incazzare che dico Twilight, eh. Io non ho mai visto Twilight, quindi me lo vado già devo vedermi. Io ho visto solo il primo e volevo uscire dal cinema. Io ho dovuto pure leggerlo. Cazzo. Schifo. Perché in quel momento le mie studentesse leggevano e dovevo stargli dietro. Paolo, c'è Maschere e Pugnali completo in italiano su YouTube. Mio. Sono cazzi di YouTube, è chiaro. Per me, Andrea, poi ti lascio la parola. Fritz Lang qua non si discosta, perché lui ha un tema fondamentale in tutta quanta la sua cinematografia, almeno in tutta quella che ho visto, che è l'indagine della mente umana. Cioè, lui vuole scavare all'interno della percezione che la persona ha di sé e la percezione che la persona ha degli altri. Quindi qua possiamo, appunto, c'è un parallelismo, anche se vogliamo, con The Square, molto alla lontana dal punto di vista di storia, però come, diciamo, come pasta psicologica. Sì. Ogni personaggio, o almeno quasi tutti, convivono con questa duplicità che viene portata in sceneggiatura e poi anche molto bene dal punto di vista registico, dove c'è questa rabbia interna che viene tenuta soppressa e non riesce mai a esplodere, perché esplode soltanto nei personaggi di pura malvagità.
lui praticamente cosa fa? Lui prende i personaggi, quelli normali, normali intendo positivi, gente comune, appunto questo protagonista che è un paladino del bene, però fa percepire quella sua rabbia interna, quella sua, quel suo tarlo che lo sta divorando, e questo si vede in tutti i film, e non riescono a gestirla fino in fondo, sono sempre sul limite dello scoppiare. Quando lui punta la pistola, sta per sparargli ma non gli spara, gli uccidono la moglie e lui ingoia il rospo e cerca di portare avanti questa, questa vicenda. Lo vediamo molto bene, poi vabbè, non c'è tanto in questo film, ma in altri film di Lang si vede proprio anche un altro concetto, che è quello che gli uomini, se messi assieme, fanno branco e spesso portano alla distruzione, cioè non sono gestibili, sono un branco selvaggio che si autoalimenta e crea disordine, caos, che poi genera in malvagità gratuita. Qua, se vogliamo, un pochettino lo abbiamo con tutta la combriccola dei malviventi, che un po' si cissano, si danno la colpa a vicenda, fino a, beh, poi in realtà il personaggio fondamentale è quello di Lee Marvin, che è il male puro. Cioè lui è un bastardo senza un briciolo di umanità, senza un briciolo, non si vede in nessun momento avere un atteggiamento che non sia rabbioso o che non sia di vendetta o che non sia che stia covando qualcosa. Sì, è antipatico tutto il film. È un po' un archetipo dello scagnozzo, nel senso che viene trattato molto di più del boss stesso, perché credo che comunque nella gerarchia, nella struttura delle organizzazioni criminali, dovessi farci un film, dovessi analizzarli, la figura più interessante non è proprio il capo assoluto, ma è chi esegue gli ordini, comunque un luogotenente, uno di alto rango come Lee Marvin, esatto, in questo film. Il capo comandamento o capo di cinema. Esatto, sono quelli più bastardi, cioè sono quelli che poi randellano, come si vede, lui e la sua gang che commettono, che uccidono l'amante del poliziotto che Glenn Ford va a interrogare all'inizio, che mettono la bomba nella macchina, che sfigura la prostituta che poi va a cercare riparo comunque da Glenn Ford, eccetera. Quindi, insomma, sono un po' le mani che eseguono e anche un po' di testa, cioè sono anche un po', a volte prendono decisioni in autonomia. Per esempio, lui stesso convoca questo tipo Larry, che poi il primo con cui si vendica Glenn Ford, in quello che fa un po' un'operazione alla Charles Bronson, Glenn Ford in questo film, va a prenderli uno a uno, non li massacra, perché un po' per i tempi, per la censura dei tempi, un po' secondo me anche per la finezza di Fritz Lang, non è uno che lascia andare a delle violenze gratuite, ecco. Ma guarda, Fritz Lang è abbastanza top, lui punta più sullo psicologico. No, comunque però American anni 50-60 non accettava, come dicevi tu prima, perbenisti, cioè sono perbenisti, hanno comunque questa copertina patinata, i cattivi sono veramente veri, il buono ha una struttura che lo tiene su. Però ad esempio Lang lascia invece trasparire anche l'aspetto oscuro del buono, ma perché ha una tradizione europea dietro che si porta dietro. Ma volenti o nolenti, l'America che ti dà i soldi, le case di produzione che ti finanziano il film, volenti o nolenti, i buoni li vogliono patinati. E non te lo voglio fare. Dire, non voglio dire la mamma di Ricky Cunningham. La signora Cunningham. Però Ponzi. Erano veramente patinati, ben pettinati e finti. Eh sì, e infatti in questo, rispetto a quello che ha detto Paolo, che è terrorizzati dai comunisti, anche comunque
Forse anche la stessa psicanalisi Lang se la porta dall'Europa, anche se ormai in quegli anni a Hollywood era già passata la psicanalisi. Però, per dirti, comunque, gli interpreti dei film degli anni 30, degli anni 20, sarà perché c'era il muto fino a prima del 28, quindi sforzavano molto di più la maschera facciale e se la sono portata un po' dietro. In questo film, invece, secondo me vanno troppo per il sottile, nel senso, parlo degli interpreti, perché parlo di Glenn Ford soprattutto, per questo discorso che comunque perde mano a mano la corda, e questa cosa si percepisce, però ne dobbiamo parlare, capito? E a me questa cosa non va tanto giù, nel senso che questo protagonista non va in follia, lui dovrebbe, in teoria dovrebbe andare un po' fuori di testa dopo quello che gli è successo, soprattutto per quanto riguarda l'uccisione della moglie, eccetera. Perde comunque la sua bontà. Quello che ho detto all'inizio non era del tutto sbagliato. Lui da tondo, da un profilo tondo, un viso comunque con delle smussature, alla fine risulta un po' più spigoloso, un po' più muscolare, un po' più nevrotico. Questo si nota. Però, diamine, cioè, non esplode mai. Questo c'è ragione, Pa. Cioè, non esplode mai questo tipo. E va bene, mi sta bene che è psicologico, è psicologica quasi anche la ragione che porta il protagonista ad indagare, cioè perché si è suicidata questa persona. Che Lang ci voglia far capire, voglia farci arrivare, ok, questo è un noir, un poliziesco, c'è il morto, indaghiamo, perché, come mai, il colpevole, bam. È ovviamente un po' una scusa per analizzare, per andare un po' a scavare sotto pelle nelle teste. Però, detto questo, non esserlo così tanto, magari, con gli interpreti. Un interprete che si sbottoni un po' di più, ecco. Bisogna un po' dirselo da soli, secondo me, a un certo punto. Perché sì, è efficace quando fronteggia poi, durante la scena, quando Lee Marvin spezza quasi la mano a una croupier che non butta i dadi come piace a lui. A quel punto Glenn Ford interviene per difenderla e un po' per capire bene questa banda di sgherri prima di cominciare ad attaccarli, insomma. Si vede che è diventato decisamente più duro, un po' più plumbeo, un po' più grigio, un po' più con i capelli un po' più arruffati, ma proprio sottile, un po' troppo sottile, cavoli, cioè un tantino troppo, secondo me, ecco. Ci sono attori di quel tempo, mi viene in mente, ma che ne so, ti dico Herbert Marshall, attori magari non proprio di serie A, di primi, tipo Gregory Peck, Glenn Ford, quelli lì erano, Gary Cooper, erano il top ed erano quasi tutti comunque bravissimi, arrivano a tutto, giustissimi in tutti i ruoli, come Glenn Ford in questo film, ma non si sbottonano mai troppo, ma mai troppo nel senso proprio, cioè James Cagney andava fuori, Paul Mooney andavano fuori quegli attori comunque, si vedeva, si stropicciavano. Lee Marvin è un attore che si stropiccia, in questo film comunque si stropiccia e soprattutto la violenza viene utilizzata pochissimo. Quell'esplosione di caffè a un certo punto è quasi una sveglia, cioè non succedeva da un po' qualcosa, era successa la bomba alla moglie. Poi dopodiché parole, confronti, magari un po' di muso duro, eccetera. L'altra scena, bam, caraffa di caffè in faccia alla ragazza, tra l'altro fuori campo con l'urlo della ragazza che arriva sfigurata di corsa, e abbiamo poi quello, ecco. Ci sono già poche azioni a quel punto, secondo me gli attori potevano compensare con un pochino più di carne, di sangue, che magari Lee Marvin ci mette, perché Lee Marvin, diciamocelo, cioè un attore famosissimo soprattutto negli anni 60 e 70, negli anni 50 stava emergendo. Lee Marvin, tra l'altro, è uno che ha avuto un background totalmente fuori da quella della cinematografia, perché lui ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, ha combattuto in Giappone, ha fatto, poi è stato riformato con, tra l'altro, ha preso il Purple Heart, che era il cuore porpora, qua Andrea forse potrebbe dire qualcosa, perché l'hanno poi riformato perché gli avevano sparato a una chiappa e non poteva più combattere, esatto. Come Forrest Gump. Da lì poi si è dedicato alla cinematografia di guerra, in particolar modo di western,
Mamma mia. Effettivamente ha fatto poi dei grandissimi film. Uno da citare che mi piace un casino con Lee Marvin, Duello nel Pacifico. Beh sì, Toshiro Mifune. Che quello è un capolavoro, perché bellissimo. Tenere in piedi quel film con solo due attori che parlano due lingue diverse, intrappolati su un'isola, è veramente chapeau. Poi vabbè, non sono due attori qualunque, sono il più grande attore asiatico mai esistito, Toshiro Mifune, perché secondo me è uno dei più grandi attori del Novecento. E Bollywood me la metto. Bollywood gli fa una sega Toshiro Mifune. Toshiro Mifune è stato in grado di fare qualsiasi ruolo. Ma Toshiro Mifune non ha fatto anche i Sette Samurai? Sì, esatto. Sì, ah? Sì. Ed era quello pazzo con la che aveva la spada lunga, lunga? Esatto. Era diciamo il gaggio, era il pirlotta di turno, quello più ingenuo, quello che però tra tutti nei Sette Samurai era quello meno nobile. Era, tra l'altro, ecco, per esempio, i Sette Samurai è un film che mi è piaciuto tantissimo. Era un cittadinotto che aveva perso la famiglia ed è quello che aveva uno spessore di background, di vita vissuta all'interno del film che fa spavento, perché poi la scena quando Sette Samurai... Di che anno è di Sette Samurai? Anni 50. O del 60 o del 50 qualcosa, fammi vedere, aspetta. Credo che sia precedente e ti posso anche dire che... Rashomon è del 50? Ah, del 54. 54 i Sette Samurai. Io comunque l'ho trovato... È stato il primo film... Non mi ha annoiato un secondo i Sette Samurai, a differenza del Grande Caldo. 54. Il primo film doppiato in italiano... E qua i doppiatori hanno avuto grossissimi problemi per quanto riguarda sia l'adattamento che il sync, che sì, è stato portato a Venezia. Se tu guardi il doppiaggio dei Sette Samurai e quello del Grande Caldo, quello dei Sette Samurai è molto più bello, è fatto meglio. C'è stata molta più ricerca, poi vabbè. Mi spiace, Nardu, sceglierò i film in base anche alla direzione del doppiaggio e del doppiatore. No, ma sti cazzi, però è una cosa che ho notato, anche perché, ripeto, purtroppo culturalmente mi mancano delle basi per poter fare determinate citazioni a livello dell'aiuto regista di sto cazzo e così via. E quindi purtroppo non mi mancano quelle basi. Guardandolo semplicemente da quello che è fruitore dell'opera, l'opera, nonostante appartenga a quello che è un genere che è noir, nonostante tutto, il film, ecco, dal punto di vista tecnico, l'unica cosa che mi sento di dire è che persino io, che sono capra e bestia, ho notato che è una fotografia, la cura delle inquadrature, determinate cose, da manuale, come hai detto tu, da manuale. Purtroppo però è un bellissimo, è una bellissima cornice, bellissima costruzione di tutto che alla quale manca, a mio avviso, quello spirito che ti invoglia a seguire quelle che sono le vicende raccontate. Io veramente ho fatto uno sforzo grande a seguirlo e a sforzarmi di vedere come andava a finire. Io ho dovuto fare delle pause in mezzo perché proprio sono arrivato al punto che dicevo, pigio pausa, me ne vado. Tutti avevo scelto Quando la città dorme, ma non riuscivate a trovarlo. E infatti a livello di attori, per esempio, voglio dire una cosa, magari per chi conosce Dana Andrews, che è un attore americano di quegli anni, è il protagonista di Quando la città dorme, che è un altro attore, comunque, come Glenn Ford, che non è proprio la cima, nel senso, non è un Marlon Brando, per parlarci, no? Non è il numero uno. Però è un bravissimo attore come Glenn Ford, ma è un pochino più sanguigno. Per esempio, in Quando la città dorme, è lui a fare la figura dell'uomo sconvolto dagli eventi, e arriva qualcosa di più. E comunque è vero, c'è qualcosa tipo The Square, perché comunque quest'uomo è solo nella sua strada
e viene circondato da questi eventi e ne risulta un po', finisce un po' in labirintite, insomma, un po' stordito da tutte queste cose. Che ma se vogliamo c'è anche un po' dell'uomo invisibile, perché il... è un monsterede. È un poliziesco. No, non per quello, per il ruolo della la tipa del boss, quella che viene sfigurata. Eh sì, un po' fantasma dell'opera. Sì, un po' fantasma dell'opera, anche un po' il rapporto di una... c'è una bellissima scena molto, molto particolare quando lui, il protagonista, salva la ragazza, la nasconde nella stanza e questa ragazza qua gli chiede: ma com'era tua moglie? Sì. E lui gli parla, dice: era bella, aveva i capelli biondi, era sempre cosa, gli parlava, sì, giocavano appunto, che gli fregava il cibo, gli fa... No, questo glielo dice dopo. No, glielo dice dopo, perché lei gli chiede: ma cosa ti piaceva di lei? Cioè, ti faceva ridere? A lei è mancata totalmente quello che era il rapporto di umanità, il rapporto la bellezza che del poter vivere con una persona amata, una vita, definiamola normale, quello che vogliamo, di tenerezze, perché non l'ha mai avuta e vuole sentire dal protagonista che cos'era quella cosa. E poi nella scena finale, appunto, il protagonista si libera l'anima, raccontandole in punto di morte quello che era stato il rapporto. E qua appunto un po' si rifà anche all'uomo invisibile, il rapporto che lei aveva con l'ex marito bastardo che la controllava, la faceva, e quando poi finisce in questa famiglia di padre e figlia che la ospitano, vive quella condizione lì, cioè vive quello che è la tenerezza, quello che è la famiglia, l'umanità, ecco. Quindi c'è anche un po' di quello. Sceneggiatura di ferro, perché tutte queste cose arrivano con tre o quattro battute, cioè anche gli eventi, la successione degli eventi, i vari personaggi che si avvicendano, dai poliziotti anziani che lo seguono, cioè non ne perde uno di vista, cioè già da sceneggiatura, già da progetto, è proprio di ferro, cioè insomma, e quello è lo stile della Hollywood. La Hollywood che ha vinto tutto, nel senso la Hollywood che ha fatto grandi successi, insomma, funziona tutto. E c'è qualche piccolissimo rimando all'espressionismo, forse in alcuni interni, ma pochissimo. Questa te la boccio. Non lo so, io l'ho letta, questa l'ho letta. Non avevamo dubbi. Perché... cosa che battuta è questa? Sono permalosissimo, cosa vuoi? Cosa vuoi? Stai parlando con me? Stai parlando? Allora, io stavo commentando all'aria. Quando lui va nella casa nuova. Quando lui va nella casa nuova, che va, trasloca, cioè lascia, scusami, ripulisce la casa sua dopo la morte della moglie. Cioè, sì. C'è proprio un'inquadratura larga della casa, però in primo piano delle pareti di pietra, cioè quasi a segnare comunque questa casa. Gli dà un aspetto angusto a quella casa. E anche nella... E tu qua ci vedi l'espressionismo. No, quello ce l'ho visto di più. L'espressionismo. Quello, espressionismo. Espressionismo. Questo ce l'ho visto soprattutto nell'ufficio del capo di Glenford, non del capo supremo, ma del capo, del tenente Wills, quello che poi lo segue anche durante... Perché poi lo sospendono. Dove hai visto l'espressionismo lì? Scusami, Ma intendo dire con un uso della scenografia parlante, lo chiamo. Io però ti parlo come mangio nel dirti questa cosa, ok? Per espressionismo io intendo dire... Mangi male! Cambia dieta! Io intendo dire un uso delle scenografie... narrativo ed emotivo, un uso delle scenografie emotivo, cioè un uso della scenografia che in qualche modo ti suggerisce l'emozione della scena o cerca di guidare in maniera attiva lo spettatore. In questo caso le scenografie non sono così, ma ci sono dei giochi di luce e di ombre a volte un po' troppo marcati rispetto al realismo dell'atmosfera. Un po' come The Square. No, The Square. L'avete citato tutti, posso citarlo anch'io nuovamente. Un po', ma io ci sto, io ci sto a picchiarmi. Dammi la mano a izzare Federico. Io ci sto a picchiarmi con i critici. Secondo me, forse il termine espressionismo
è un po' azzardato, però è comprensibile il tuo concetto, eh. Beh, forse è la terminologia che... Allora, Fritz Lang non è stato il massimo esponente dell'espressionismo, però arriva da lì, cioè Destino, comunque quei primi film, il primo Mabuse, arrivavano un po' dal cinema espressionista tedesco. Comunque Murnau è stato un grande esponente, Robert Wiene, Polleni, okay. C'era anche Fritz Lang comunque in quel periodo, sì, in Germania, a influenza magari, sì, dai, e sti la cazzi. Crescita culturale. No, Bergonzi, no, te lo dico, allora, a parte che non farmelo incazzare, allora, ci può stare che di background ce l'abbia. Aspetta. Ma in questo film l'espressionismo, mi spiace, anche aspetta, se l'hai letto, sui baci Perugina... No, ci sto. Ce l'ha scritto. È la copertina dei tuoi lati. Ce l'ha scritto sull'elastico delle mutande. Ascolta qua, io te la leggo. Degna dell'espressionismo la sequenza iniziale del suicidio. Ma chi l'ha scritto? Il Mereghetti, dizionario dei film 2000. Vabbè, cioè, ma io non ce lo vedo, Meneghetti, sì, Meneghetti soprattutto. Degna dell'espressionismo la sequenza iniziale del suicidio, al che, però io ho ragionato come te, Paolo, non mi faccio troppo PA per il culo, guardo la scena e dico, vabbè, dove l'hai visto l'espressionismo proprio? Perché non c'è neanche, sai, l'espressionismo, io ricordo, a me viene in mente Aurora di Murnau, dove addirittura, più che il gabinetto del dottor Caligari, allora se tu fai caso alla scenografia della casa in cui i due vivono all'inizio di Aurora, il pavimento è inclinato addirittura, perché dava una profondità di campo anche, sì, a livello emotivo, angosciosa, comunque voleva sottolineare la povertà, perché lui ha un amante, scappa con l'amante ricca, quindi doveva far vedere che sta casa lui gli stava proprio piccola, quindi proprio lo fa, sì, la inclina, sì, come il dottor Caligari. Abbiamo perso Narducci, sì, come il dottor Caligari, ecco, e secondo me è troppo dire che in quella sequenza di suicidio Andre, dici qualcosa sul dottor Caligari. Ma chi cazzo è il dottor Caligari? Io ho detto tutto quello che avevo da dire. Io comunque a questo film gli do un 8, proprio perché, sì, 8, comunque, ragazzi, no, Poggio, ma adesso aspetta, no, facciamo parlare il dottor Caligari. Narducci Caligari. Allora, il mio commento sul film l'ho già dato, nel senso, della storia non me ne è fregato un cazzo. Ah, il voto, volete proprio il voto numerico? Da uno, nel senso, uno è la peggior ciofeca di questa terra, mentre 10 è il film che non ho ancora visto. Uno è Sharknado, secondo me. Sharknado è fatto apposta male. Cioè lì c'è proprio una volontà di fare la monnezza, cioè non è che voglio fare la cosa figa e viene una merda per errore, lì proprio da 1 a 10 6. Ma dai, pensavo peggio. Beh, ma solo perché Lang hai paura dell'ira funesta di Bava. No, beh, cioè, puoi capire, per me 6, nel senso, meglio. Non gli ho dato 5, che è sufficiente, perché comunque si sono sforzati, dai. Si impegna, dai, ti sei sforzato, dai. Si sono, dai, sforzati, però veramente è stato proprio un 6 tirato, anche perché è stato veramente difficile e duro per me seguire le vicende raccontate in questo film, che dura quanto? Dura pochissimo. Per me è una sceneggiatura di ferro. Sono stati 7 anni in prigionia per me. Se devi copiare un film noir, prendi questo e ce l'hai, e ci costruisci intorno tutta una serie di cose, c'è un prototipo perfetto, capito? Gliel'ha fatto Fritz Lang a Hollywood, con fior fior di gente, con il loro genere, cioè il noir lo si può definire un genere hollywoodiano, per me è un genere hollywoodiano il noir. Sì. Un genere hollywoodiano per eccellenza, comunque. Hollywoodiano. Nato già, che è venuto fuori negli anni 40, durante un po' quegli anni... Mm-hmm. Un po' prima del grande... Però se posso dirmi, di Lang è un film... Non è il meglio che ha fatto Fritz Lang. No. Però ero curioso, perché cazzo, cioè, il Mereghetti gli dà il massimo di tutti, gli danno il massimo di, e volevo vederlo.
Cioè, è giusto, secondo me. Sì, 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 no, giustissimo. Si prova, cioè, però, non fa male. Ripeto, io di Lang, Maschere e pugnali, Sono innocente, e anche La donna del ritratto, mi pare che sia sempre sua, sì, sono nettamente superiori. E c'è Edward G. Robinson, che per me è un attore comunque un gradino sopra questi qui. Edward G. Robinson, Edward G. Robinson è un attore comunque che ci arriva a certe sfumature emotive, insomma, che mi sta bene, che Glenn Ford è un furbone degli studios, abituato, e quindi basta che muova un ciglio e va bene, boom, se la cava, è un furbacchione. Però no, guarda, secondo me è un gran prototipo questo film proprio, cioè può essere sfruttato ormai un film così, rispetto a quello che dicevamo ieri di The Square, un film così con la sua trama causa-effetto non piglia più tanto, quindi ci devono mettere intorno un sacco di cose. Oggi Tarantino ci metterebbe lo scibile umano, basta guardare una serie che ho visto poco tempo fa su Netflix, che è Altered Carbon, che poi Blade Runner, che Blade Runner è un noir stesso. Ma io avrei una domanda su Altered Carbon. Per me Blade Runner è un po' il grande caldo, cioè c'è un replicante che quasi si ammazza e devono capire qual è il malfunzionamento. Questo è come domanda. L'espressionismo, forse anche peggio. L'ho tirata come qualcuno che è passato dall'uomo invisibile del 2020 al 33, comunque. Detto questo, ma Altered Carbon, hai ragione, avrei dovuto prendere tutti depilati e palestrati. Non sono stato lesto, perché avrei dovuto prendere lo scenografo dei fratelli Bom, e avevo tutta la storia del cinema del mondo, perché comunque mi piace che si stanno creando dei sapori, ed adesso in poi andrà avanti una faida a scegliere il peggior film di merda che altri si devono guardare. Più che altro perché tu pensi che io sia un caprone, Nardu, e io questa cosa me la segno ovviamente. Che tu sei una persona estremamente acculturata. Però io le cose le so, ma mi piace dirle come le voglio dire io. Non voglio impastarmi di paroloni, perché in passato magari a 20 anni per farmi figo lo facevo e non ci capivo una bega. Adesso invece, cioè i miei 40 anni, voglio dire le cose, ma io le chiamo scenografie parlanti, quelle degli espressionisti tedeschi. Ma era ragione, no, hai ragione. No, attenzione, secondo me magari pecca sul come dire, il trovare la giusta parola, però l'intenzione la sa esporre. Se tu avessi detto scenografie parlanti e avessi lasciato fuori l'espressionismo, per me hai ragione. Io però ti ho voluto portare sul banco il Mereghetti, che me l'ha messo in faccia, cacchio. Cioè, la prima scena. Meno male che non te l'ha messo da qualche altra parte. Meno quello. Me l'ha messo in faccia la prima scena, il suicidio. Guardo sta scena, c'è un dolly che sale e inquadra, allarga il campo, una cazzo di gru che c'è in ogni film hollywoodiano. Come se io potessi realmente disquisire di espressionismo. Cioè, ti pare che io... Infatti Lang ne ha fatto più di uno di film con Edward G. Robinson, ma ne ha fatto un altro dopo, l'anno dopo, con Glenn Ford, che metterò la prossima volta, perché così Andre può completare la filmografia degli anni 50. Grazie, Lang, grazie per Ford. Pensare a me. Ma mettiamogli un Murnau, dai. Un Murnau, dici? Sì. Lo chiamo Murnau alla francese. Cioè, io ho dovuto, ammetto la mia ignoranza, che ho guardato Aurora in questo periodo, quindi a 39 anni suonati, ma Aurora di Murnau è veramente una meraviglia. Ma non voglio dire entrare in un luogo comune, è una meraviglia, ma usa un dolly pazzesco. A un certo punto ci sono dei movimenti di camera allucinanti, degli attori bravissimi, non ti annoi mai. Non vedi, alla fine io così. Ma vediamo Narducci cosa ne pensa. Cioè, lì sarebbe bello vedere Narducci ripreso nel momento del dolly. No, fidati Andre, ma anch'io, cioè. Però io farei un film mentre mi riprendevano, mentre guardavo Il Grande Caldo. Dico soltanto quello, valeva 1:30 di biglietto. Io che, ma come cazzo? Facciamo allora facciamo la presentazione della terza puntata. Perché tanto non ci arriva nessuno a questo punto a vederla, la presentazione, secondo me. Comunque abbiamo... Prego, Nardu, tu il primo film. Allora, Nardu, cioè, faccio solo una piccola cappella introduttiva, dopo che... in che senso? Dopo che gliel'ha messo in faccia il Meneghetti. Notavo che una lente incrinata. E,
Allora, siccome la prima puntata ho scelto io il primo film e il quarto, la seconda puntata l'ha scelto il dottor Bava, ha detto l'espressionista del Medioevo. La terza puntata, il primo e quarto film, sarà a scelta dal buon vecchio amico sì, di... Grazie a Dio, adesso vi darò tanta di quella merda sulla quale ragionare. No, a parte gli scherzi. Ma abbiamo già delle indiscrezioni su quali possono essere i prossimi film? No, ci devo pensare. Ho detto una sciocchezzuola nei messaggini altre volte. Ci voglio pensare, voglio dormirci su. Non lo so, voglio spacciarmi anch'io per acculturato come voi due. Meno male. Andrea, vai a spacciare che è meglio. Mi raccomando, espressionismo. Io non ho ancora visto il decalogo di chi è? Di Kieslowski? Madonna. Qualcuno ha visto il decalogo di Kieslowski? No, mi manca. No. Ti sorprenderà, E mi mancherà. L'irreprensibile Alma. Aimat non l'ho ancora mai voluto affrontare. No, mi manca. Mia nonna l'ha avuto, per fortuna che gli è passato. Preso. E c'è anche Von Trier che ha fatto qualcosa di 5-6 ore, tipo Europa Von o The Trier Kingdom. Lo conosco. No, io... Cioè... Non ho nel mio parterre... Comunque, eccolo qua. Grande. Questo è la Mabuse Collection di Fritz Lang. Tra l'altro nel 1933 lui ne ha girato uno in tedesco e uno in francese, due versioni diverse del testamento del dottor Mabuse. Wow, che figo. E ce l'ho in versione tripla. Espressionismo. Tutto ti aspetta. Guarda, non saprei apprezzarlo come merita. Lui ti ama. Vabbè, sicuramente un giorno lo... No, mi è venuto in mente una cosa a proposito di Hollywood anni 30. No. Su Netflix questa settimana è uscita questa nuova serie Hollywood. Ma dai. Che parla appunto di questa cosa qua, degli albori di Hollywood di inizio secolo. Secondo me qualcosa c'è, devo ancora valutarla, non l'ho ancora visto. Però ne parlano bene, poi vedremo. Prima ho visto quello del 53 che veramente... Dove cazzo è? Questo proprio da spararsi in testa. Ma... Cioè, poi si fissavano, hai capito? Ecco, quello... No, ma aspetta, no, torniamo alla guerra lampo dei fratelli Marx, con questo simpatico collegamento malato che mi sono fatto. Ecco, spiega un attimo il tuo collegamento. Il mio collegamento è un po' uno sgambetto, nel senso che, visto che si discosta tanto da quello che è la tematica del romanzo e del... Ma stai registrando? Ma stai scherzando? No, scusate. No, non registrare, ti prego, io sono cotto. Finché dobbiamo chiacchierare va benissimo. Incazzato. Volevo fare dei take, rubare qualche momento. Qualche fegatello. Già. Adesso metto la videocamera così si vede il letto. Io mi straio. E dorme. E noi mettiamo il grande caldo in sottofondo. Che ma tipo c'è stata una diretta Facebook di uno che stava dormendo. L'hanno visto, non so, in 100.000 rotti. Questo ha pigiato male il tasto. Si è messo a dormire. No. E tipo è diventato famoso perché stava dormendo con la diretta. Andrea, Facebook. È il tuo momento. Ma ascolta, io vorrei sapere il grande caldo, almeno solo sapere se ti è piaciuto o non ti è piaciuto. No, Paolo? Ma a me sì. Fammi rispondere. Vai. Non avevamo dubbi che un radical chic come Paolo mi fosse piaciuto. Beh, è proprio il quadrato, secondo me è il quadrato il grande caldo. C'è proprio un quadrato di film, un film che non può sbagliare. Guarda, io ti dico, è veramente una sceneggiatura di ferro proprio, è la sceneggiatura di ferro. Così. Poi è quadratissimo come film, tutto giusto. Nel 1930
E forse è andato al cinema? 33. Sì, va bene, 33, avevo 3 anni quando andavo al cinema. Comunque... non lo so, io sono troppo un uomo moderno per certe cose. Cioè, se capi, cioè, nel senso, pure vedendo nel 2020 certe cose come la fotografia o altro, le ho apprezzate. Detto, sì, come hai detto tu, Bava, è tutto giusto. Sì. No, ma lì veramente, un manuale. Proprio vedi le cose posizionate anche in quegli attori, il gioco di luci anche sugli occhi e quant'altro, è tutto. Però che coglioni, cioè, meraviglioso, ma che coglioni, come io ho bisogno di essere intrattenuto da un film, se il film non mi intrattiene, cioè a me non me ne fregava un cazzo di sapere come andavano le cose in sto film, non mi interessava. Cioè non è come tipo The Square che dice, ah minchia, ma chissà che cazzo gli succederà, cosa... non è come l'uomo invisibile, ah minchia, ma questa è pazza, non è pa... ah è forte quello che gonfia tutti, no, qui è... smetti di fare recording. No, però non ne parlo, cioè... Non ne parlo, non se ne parla, va bene. Ma è perché... Cos'era che è? La luce? La diegetica. Luce diegetica. Minchia, ma alza il gomito e mandati a fanculo da solo. No, non è diegetico questo. Quindi dici... Eh? Mettiamo questo in inserto. Bzz, 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 così, con un rumore di fondo. Bzz, 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 bzz. Buonanotte, cari.